Poi, diciamo, un prossimo evento che voglio annunciare qui. Non so se l'avete visto e magari vi domandate anche diciamo, il controllo del Green Pass non è altro che un QR code. Questi sono dei QR code e i QR code si stanno sempre più diffondendo. Noi come associazione Rete Civica sentiamo spesso dire, ah, ma cosa sono questi QR code? Noi anziani non siamo abituati, ma cos'è lo smartphone? È un casino, ma che cos'è? Eccetera. Però, diciamo, il mondo sta cambiando, per cui se voi volete, noi diciamo, vi aiutiamo a capire come usare questi nuovi oggetti e così vorremmo fare un corso, quindi se siete interessati potete scriverci a info@alexandro.it. Adesso ovviamente inizia la serata dopo questa presentazione, la schiforma sanitaria, analisi di uno scempio annunciato. E passo la parola al moderatore Flavio Mantovani, che è vicepresidente dell'associazione Noi. Allora, io per iniziare lascio la parola a Vittorio Ionetto che fa due comunicazioni veloci e dopo mi ripassa il microfono. Perfetto, benissimo. Allora, la prima cosa è semplicemente questa. Lì c'è la possibilità di firmare la richiesta europea per la moratoria sui brevetti, sui vaccini, sui kit diagnostici del Covid. Voi sapete che abbiamo lanciato questa campagna a livello europeo. Se arriviamo a 1 milione di firme, la Commissione europea è obbligata a sottoporre le nostre proposte a Parlamento, Consiglio e Commissione europea, perché è uno strumento istituzionale, non è una raccolta di firme come altre, su Change, eccetera, no, è uno strumento istituzionale previsto dall'Unione europea. Se raccogliamo 1 milione di firme, sono obbligati a sottoporre alla discussione delle istituzioni europee la nostra proposta. Lì ci sono i fogli. Se siete d'accordo, prima di andare via, una firma, nome, cognome, numero di carta d'identità e firma. Scusate la banalità, dovete firmare in stampatello e su ogni foglio ce ne stanno solo tre, perché ci sono molte righe, perché gli spagnoli hanno dei cognomi lunghissimi, quindi ci sono delle righe nere che separano l'uno dall'altro e lì si può firmare. Molto semplice, poi quando lo vedete è semplicissimo. La seconda cosa è che io ho portato due libri che ho scritto in questi ultimi mesi. Quello che riguarda più la serata di oggi è Senza respiro, un'inchiesta indipendente sulla pandemia da coronavirus in Lombardia, Italia e Europa, come ripensare un modello di sanità pubblica. Chi lo vuole alla fine lo prende, è scontato, quindi anziché 12 euro costa 10 euro. E poi ho portato 3 copie dell'ultimo libro che ho scritto sull'eclisse della democrazia, cioè ripartendo da Genova 2001, come avevamo ipotizzato il mondo, che cosa è successo, in che rapporto sta sull'oggi e che cosa è successo allora a Genova, che poi è scontato di 2 euro. Ho fatto il mio spot pubblicitario, mi fermo qui e allora, già che ci sono, intanto ringrazio per aver organizzato questa iniziativa. C'è un motivo per cui voglio ringraziare, perché di questi argomenti noi dobbiamo smettere di parlare tra specialisti del settore e che quindi a organizzare, se anche qualcuno che non si occupa specificatamente della sua missione unicamente di sanità, è una cosa fondamentale, perché il tema ci riguarda tutti, ma in genere i dibattiti si fanno solo tra specialisti e non assolutamente bene. Quindi grazie. La ringrazio solo per dire però che un cittadino sanbalatese nasce nel DNA con l'energia e con la salute, perché siamo a San Donato. E allora vi conto io che lo so, perché uno dei primi posti dove ho lavorato come medico del lavoro è stato esattamente qua a San Donato. L'Evacolassist, lo sapete. Saipem. Allora, Mantovani Flavio, sono vicepresidente di Noi, ringrazio il presidente Cremonesi e ringrazio il parterre che fra poco parlerà. Io ho preparato delle piccolissime slide che sono più che altro dei piccoli flash, nel senso non volevo fare delle slide che togliessero spazio ai relatori, ma che potessero dare così, dei piccoli spunti.
Qui ho messo la frase di uno scrittore che mi piace molto, Rilke, cioè il futuro entra in noi molto prima che accada. Questo perché? Perché noi oggi parliamo di schiforma o di riforma Moratti, ma solo nel nostro paese ogni anno si parla di riforme, ma mai con quell'aggettivo migliorativo, cioè si parla di riforme e poi siamo passati dalla Formigoni alla Maroni e alla Moratti e secondo me i relatori diranno che forse c'è stato un peggioramento anche. Beh, questa è una slide che diciamo, mi interessa particolarmente. Ricordo che il 26 agosto di 2 anni fa rimasi veramente, a un termine semplice, molto molto arrabbiato quando sentì una persona piuttosto importante, che tra l'altro in questi 2 anni è diventata ancora più importante, dire qualche cosa che secondo me è un po' la fine della nostra democrazia e del nostro sistema, dell'SSN, sistema sanitario così tanto decantato. La leggo, la potete leggere anche voi. Medicina di famiglia, un mondo finito. Nei prossimi 5 anni mancheranno 45.000 medici di base. Ma chi va più dal medico di base, senza offesa, per i protagonisti qui presenti? Nel mio piccolo paese vanno a farsi fare la ricerca medica, ma chi ha almeno 50 anni va su internet e cerca lo specialista. In maniera positiva, però, diciamo, non farci passare sulla nostra pelle tutto quello che ci viene detto e fatto. E stasera siamo anche qui per questo. Beh, noi qui abbiamo fatto un piccolo gioco con i colori. Sicuri? Sicuri? Ne usciremo migliori. Secondo me da questa serata ne usciremo sicuramente un po' più convinti, un po' più consci di quello che sarà e quindi, nel senso, serate come queste. La riforma verrà attuata, ma verrà monitorata, perché 21 regioni nel nostro paese, 21 sistemi sanitari diversi. Non è una cosa strana, oppure è, nel senso che però ci sono altre aspettative e altri aspetti che sono uguali, per esempio le leggi urbanistiche sono 21, lo stesso nel nostro paese, con la riforma del titolo quinto del 2001. Appena, io ho avuto un po' di difficoltà a scaricarlo, però se si trova, ecco, sono sempre atti che vanno letti e soprattutto, come sapete, gli enti dialogano con i cittadini tra loro con atti formali. Vi lascio con questa frase. Analisi del sistema esistente prima della riforma. La proposta di riforma si inserisce in un sistema sanitario già orientato verso principi che erano stati introdotti dalla legge regionale numero 31 del 97. Piccolo inciso, Formigoni, a dire che nel 2015 hanno sbagliato e si vergognano e non ammettono che hanno sbagliato fin dai tempi di Formigoni. Ora, nel 2015 cosa è successo? Siccome la legge approvata dall'allora presidente Maroni aveva diversi punti di incostituzionalità, il governo di allora disse: non ti impugna la legge, al governo c'era Renzi e la Lorenzin, gli hanno detto: non ti impugniamo la legge se voi modificate qualche cosina, piccole cose, e dichiariamo la legge sperimentale e fra 5 anni, quindi nel 2020, ci rivediamo e vediamo com'è andata la sperimentazione. Se va bene il modello lo spendiamo tutta Italia, se va male ci rivediamo fra 5 anni e decidiamo. Il quinto anno è stato l'anno del Covid. In Italia, in Lombardia, il Covid ha avuto degli esiti in termini di decessi per 100.000 abitanti, il maggiore del pianeta. Non possiamo solo pensare che questa diciamo tragedia che colpito la Lombardia in questo modo così ampio sia solo stato un caso. È perché il Covid ha colpito la Lombardia mentre c'era una legge sperimentale che ha dimostrato di non funzionare. E dove? Esattamente nel 2015 noi, Movimento 5 Stelle, i sindacati, tante altre persone come Vittorio Emanuelletto, Medicina Democratica, eccetera, dicevano: si sta facendo una riforma che favorisce il privato e che tende a parcellizzare sul territorio con un privilegio alla cura ospedaliera rispetto a quella cura di tipo territoriale e anche di tipo preventivo, come abbiamo visto prima, qualcuno prendeva in giro i medici di pezze. Uno è che il presidente Formigoni, e questo lo dicono le sentenze penali, lui ha favorito la sanità privata, evidentemente traendone profitto,
per diversi milioni di euro, se non ricordo male, è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 50 milioni di euro, quindi non stiamo dicendo arrotondamenti di euro, stiamo dicendo cifre grosse, perché la sanità nel giorno per via vale 19 miliardi di euro all'anno, quindi sono veramente tanti soldi di cui parliamo. Il Presidente Formigoni aveva iniziato un sistema che portava alla privatizzazione e che privilegiava il sistema privato. Il Presidente Maroni ha proseguito esattamente in questa direzione, peggiorando la situazione. E come ha fatto a peggiorarla? In modo assolutamente doloso. Ha sostituito alla programmazione che c'era allora, che è obbligo di legge nazionale, ma che il Presidente Formigoni faceva una programmazione per cui con la lui nelle sentenze penali c'è scritto che il Presidente Formigoni esercitava un potere assoluto in Regione Lombardia, quindi era il re sovrano praticamente. Faceva lui la programmazione, favoriva chi voleva lui e gli arrivava evidentemente qualche cosa in cambio. Maroni non esercitava un potere di questo genere e che cosa ha deciso di fare? Eliminare la programmazione a livello regionale, di trasferirla alle ATS. Le ATS dovevano acquistare sul mercato, come è stato detto, in termini di competitività, i servizi dal pubblico e dal privato, quindi ospedali pubblici, perché la sanità territoriale non l'hanno neanche presa in considerazione, e ospedali privati dovevano concorrere nel mercato e le ATS facevano i relativi contratti. Il migliore vinceva. Che cosa è successo in questi 5 anni? Innanzitutto desertificazione e mortificazione dei medici di medicina generale e della sanità territoriale. Arriva il Covid, i medici non sapevano più a chi rivolgersi, all'ATS, all'SST, non si capiva niente, perché in quella riforma, che io dico serviva a disorganizzare il sistema sanitario lombardo, non a organizzarlo, c'era proprio la volontà scientifica dolosa di disorganizzarlo per farlo fallire e favorire i privati. In questi 5 anni, ma anche prima, si è favorita per l'appunto una sanità di tipo ospedaliero. Una sanità di tipo ospedaliero si incentra sulla cura. Se tu ti ammali, io ci guadagno, perché vieni in ospedale e ti faccio le operazioni chirurgiche. Soltanto l'anno scorso, sentenza penale con patteggiamento, 55 milioni di euro risarciti dal gruppo San Donato perché non riconosceva la Regione Lombardia le note di credito. Gli arrivavano le note di credito, non diceva che c'erano, ed era tutto business da loro, perché per loro la sanità è profitto. Quindi privilegiavano la sanità ospedaliera e privata e dimenticavano completamente quella pubblica territoriale. Naturalmente in tutto questo gli ospedali pubblici vengono indeboliti. Come vengono indeboliti? Intanto perché il rapporto tra ATS e SST è un qualche cosa che nessuno ha mai capito, non si sa quali sono le competenze e soprattutto perché è un modello che non è conforme al modello nazionale. Cioè Agenas e il governo a suo tempo disse il modello nazionale prevede le ASL, le aziende ospedaliere e i distretti. Tu hai fatto combaciare i distretti con le SST, sei l'unico in Italia, ti sei inventato le ATS che non ha nessuno. Quindi è un modello innovativo che non coincide, quindi ti teniamo sotto controllo. Ecco, l'esito del controllo è stato la tragedia che abbiamo avuto in Regione Lombardia con il Covid. Arrivato il Covid, che cosa fanno? Immediatamente loro non vogliono ammettere che hanno sbagliato, perché sarebbe un grandissimo smacco. Quando gli facciamo osservare che ci sono tutte queste problematiche, che cosa succede? Iniziano a dire, ma sì, forse qualche cosa lo dobbiamo rivedere. Dopo arriva Agenas che gli dà delle prescrizioni e dice tu questo lo devi fare per forza, perché se non lo fai la tua legge non è conforme e finisce che te la impugniamo o comunque magari è capace che ti arriva un commissario. Allora a questo punto arriva la Moratti e prende l'impegno di revisionare la legge, ma non parlano mai di riforma, perché loro non vogliono ammettere i loro errori e soprattutto non vogliono tornare indietro rispetto al modello di privatizzazione, perché per Regione Lombardia la sanità non è cura dei bisognosi e di coloro che evidentemente hanno una patologia, ma per Regione Lombardia la sanità è due cose: occupazione dei posti di potere con i direttori generali che mettono di loro, e hanno un obbligo specifico questi direttori generali,
quello di depotenziare la sanità pubblica a favore di quella privata. Vi siete mai chiesti perché voi telefonate per prenotare una visita e vi dicono torni fra 2 anni, poi dopo vi dicono però magari settimana prossima a pagamento ce n'è una? E per forza, perché in questo modo tu a pubblico non ci vai e vai in privato. Queste cose non succedono casualmente, queste cose sono volute assolutamente. Noi nel 2019 abbiamo approvato una legge che si chiamava Agenda Unica, siamo arrivati al 2021 e questa Agenda Unica non è ancora stata approvata. Con l'Agenda Unica tutte le liste di attesa, tutte le agende, pubblico, privato e infermeria, dovevano entrare in un unico software, tipo quello della Ryanair, dove tu vai lì e decidi dove andare. In Regione Lombardia non è così, ma siamo nel 2021, è possibile che non si riesca a fare l'Agenda Unica? Chiediamo, settimana scorsa, a Moratti salta fuori un articolo sul giornale, da novembre partirà. Vogliamo proprio vedere, perché nella legge c'è scritto che chi non mette a disposizione le agende uniche, le proprie agende, non li paghi la fattura delle prestazioni che ha fatto. Quindi la legge è molto chiara in questo senso. Quindi i direttori generali devono essere lì per depotenziare, per occupare i posti di potere e per gestire questi 19 miliardi. Dopodiché abbiamo un sistema che è quello dell'accreditamento, in cui il privato viene sostanzialmente in regime di concorrenza conferiti quelli che sono dei pubblici poteri. Solo che un ospedale pubblico, se tu ti vai a far curare, quello è obbligato a curarti, l'abbiamo visto con il Covid, arrivavano e andavano a essere curati. Nell'ospedale privato che cosa succede? Loro vanno a scegliere quelle prestazioni che hanno maggior profitto. Quindi che cosa succede? Che tutti questi anni il pubblico è arretrato e il privato, siccome si è concentrato su quello che rende di più, sale sempre di più nei guadagni e negli investimenti. Nel 1995 il privato fatturava zero, adesso fattura la metà di quei 19 miliardi in Regione Lombardia. Quindi che cosa succede? Succede che se noi continuiamo con questo modello, è chiaro che il pubblico va a scomparire e il privato va verso un modello di tipo americano, competitivo, in cui vince chi riesce a accaparrarsi la maggiore fetta di mercato, sostanzialmente. Si sta staccando probabilmente. No, no, ok. Quindi questo deve creare un allarme nei nostri concittadini e in quello che è il dibattito pubblico. Perché? Noi per esempio abbiamo in Regione Lombardia 19 IRCS, 25 anni fa erano 6 privati e 5 pubblici, adesso sono diventati 14 privati e ne abbiamo 5 pubblici. Gli IRCS guadagnano il 25% in più, che sono gli istituti di ricerca scientifica, rispetto alle prestazioni che vengono fatte, proprio perché la legge regionale prevede un maggior riconoscimento, quindi loro si sono concentrati dove praticamente rende di più, quindi il privato si è concentrato dove rende di più sostanzialmente. Quindi voi capite che noi abbiamo a che fare con qualcheduno che vede praticamente nell'ambito della sanità non per l'appunto un modello o un qualche cosa per curare i concittadini, ma solo ed esclusivamente per trarre profitto proprio o di coloro che ne sostengono la campagna elettorale e soprattutto per mettere lì persone a loro fedeli che poi attraggano voti o quello che può essere per il sostegno di un'organizzazione o più organizzazioni politiche che da sempre governano la Lombardia, che è il centrodestra sostanzialmente. Quindi è un modello che la maggioranza del centrodestra non può abbandonare e che con questa revisione, riforma, chiamatela come un po' volete voi, va esattamente nella direzione di confermare tutto questo. Loro, uno dei primi articoli, dicono che c'è ancora il modello di competizione pubblico-privato e che in realtà pubblico-privato sono uguali per la Regione Lombardia, ma non è così, perché il pubblico assume tramite concorsi, deve fare gare d'appalto e paga dipendenti di più di come paga il privato. Quindi come fanno a essere uguali? Se uno ha un minor costo del lavoro è chiaro che avrà dei vantaggi e farà più utili di quell'altro che ha un maggiore costo del lavoro. Quindi non sono uguali.
Con questa riforma, per esempio, alcuni elementi noi proporremo 4 pregiudiziali di costituzionalità, perché deviando la legge Maroni e soprattutto questa che non ha corretto gli errori della legge Maroni, gli errori fondamentali, ha corretto le virgole, continua a deviare da quello che è il modello nazionale. La deviazione dal modello nazionale che cosa determina? Determina che, non essendo conforme al sistema, tu stai esulando quelle che sono le tue competenze come Regione Lombardia, stai andando oltre e in questo modo contravvieni l'articolo 117 della Costituzione che dice: tu Regione puoi fare tutte le leggi che vuoi sulla sanità, ma devi osservare i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale. Loro non li stanno osservando, deviano per i motivi che vi ho detto, per favorire gli amici, per favorire il profitto. Ma il problema non è solo di Regione Lombardia. Uno, il problema è che se questo modello passa, qualche altra regione lo prende e noi diamo tutta il sistema sanitario nazionale a quel punto in mano ai privati, perché se non impugnano questa legge, qualche altra regione la copia e inevitabilmente si va verso il profitto e la privatizzazione, non la cura dei cittadini. Ma la cosa ancora più grave è relativa al processo democratico. Se passa l'idea che la Regione Lombardia può fare le leggi che vuole solo perché magari c'è un governo di unità nazionale e come tale tutto può passare, allora la Regione Lombardia oggi è la legge della sanità, domani sarà un'altra legge e dopodomani sarà la Catalogna. Quindi il problema che noi andiamo a affrontare nei prossimi 10 giorni non è solo di sanità, il problema è di rapporti democratici all'interno di questo paese. Il problema è capire se quando abbiamo riformato il titolo quinto abbiamo fatto una cosa giusta o forse la pandemia ci ha insegnato che questa autonomia che veniva data alle regioni, soprattutto in ambiti come quello sanitario, forse deve essere gestito in modo diverso. Perché i 19 miliardi di adesso, non so quanti miliardi erano nel 1995 quando è arrivato Formigoni, ma Formigoni ha preso questi soldi che erano della sanità pubblica e li ha distratti a favore per metà della sanità privata. E quindi questo è, come possiamo dire, una truffa, io non so se è il termine giusto, sicuramente è una distrazione di somme dal pubblico verso il privato con la scusa della sussidiarietà, con la scusa della volontà di dare alla Lombardia una legge che potesse essere autonomista rispetto al modello nazionale. Ora, questo è fallito e io non vorrei che continuiamo negli errori, nei fallimenti, perché ad oggi abbiamo pagato con il Covid, ma io non voglio mettere a repentaglio l'unità della nazione italiana, della Repubblica italiana, perché se noi l'abbiamo vinta oggi si rischia che l'abbiamo vinta su qualche cosa di molto più importante, che è i rapporti democratici che stanno alla base della nostra Costituzione, che non sono solo il diritto alla salute, ma sono tutte le altre libertà, di cui io, che sono consigliere regionale, vi posso assicurare che la Regione Lombardia non vengono rispettate. Come consigliere regionale vi posso assicurare che la Regione Lombardia non rispetta quelli che sono i nostri diritti di consiglieri regionali e quindi i diritti di tutti coloro che hanno espresso il voto mandando me e Luigi a tutelare le loro ragioni. Quindi quello che c'è oggi sul piatto è molto di più di semplicemente la tutela della nostra salute e una legge che uno parla di revisione, non è neanche una riforma, e noi diciamo che questa normativa non può nemmeno essere emendata. Qua c'è da toccare alla base tutto il sistema sanitario lombardo, non possiamo correggere. Bisogna completamente eliminare tutto e ricominciare da capo, e questo lo possiamo fare solo mandando via questo governo il prima possibile, questo governo regionale il prima possibile, perché loro andranno avanti e faranno solo ed esclusivamente disastri. Io vi ringrazio. Ringrazio io il consigliere, nel senso che vedo che ci si gira intorno, no, magari chiamiamolo proprio come abbiamo detto nel titolo, è stato un po' abusata, nel senso che ormai tra quella costituzionale e qua di là, poi uno dice vabbè, però accusiamo. No, allora sì, vedo che c'è già chi vuole fare delle domande. Io direi che se non è, diciamo così, che se si può aspettare, avrei fatto questo intervento, oggi siamo una trentina, diciamo che i relatori sono qualificati ed è un piacere sentirli, però... cioè
noi abbiamo fatto questa serata anche perché ci fosse tanta partecipazione, almeno come domande. Io chiederei che diciamo nel proseguire ognuno si tenga la propria domanda e poi alla fine si faccia la domanda, però ecco, siamo circa 30, però facciamo le tante domande. Lei la può fare subito? Subito. Allora, l'analisi è condividibile. Il problema è che chi controlla, chi ha il ruolo di controllore e la capacità di bocciare queste cose è il governo centrale. Chiaro? Non siamo né noi né voi, nessuno può fare niente. Chi può fare qualcosa è il Ministero della Salute, Presidente del Consiglio, quindi Roma, ok? Purtroppo non siamo in condizioni di avere nessuno al governo che ha la volontà di intervenire. Questa è la realtà. Allora, una domanda è un inciso. Ancora più corta, proprio un secondo. Però dopo facciamo le conferenze e siamo domande alla fine. Allora, per quanto riguarda il fatto che questa riforma dovrebbe essere cancellata completamente, io chiedo, ma adesso con l'attuazione del PNRR e la richiesta da parte del nostro governo delle case della comunità, in questo modo non si riesce a cancellare una buona parte di quello che c'è adesso in piedi, questa sanità malaticcia? Ecco, questa era. Allora. Adesso non lo so, lascio decidere a loro se rispondere subito. Però facciamo 30 secondi. Ok, e dopo però continuiamo con i relatori. Assolutamente sì. Ma è chiaro, questa è la sfida che ci prendiamo noi come politici. Noi andremo a parlare da Speranza e cercheremo di far impugnare la normativa, assolutamente. Perché delle quattro pregiudiziali, forse due capaci, non dico che la approvano, ma modificano perché hanno paura, ma le altre due non sono nelle condizioni di poterle accettare, perché vuol dire cambiare paradigma. Quindi questa è una sfida. È una sfida che il governo dovrà prendere e poi dopo noi faremo quelle che sono le deduzioni del caso. Loro hanno fatto questa legge dicendo che era necessaria per attuare i fondi del PNRR. In realtà no, perché la Casa della Comunità, per esempio, non ha neanche un articolo, è proprio un comma all'interno di un articolo. Potevano anche non fare una legge per pigliare i soldi del PNRR, però la Moratti si fa bella dicendo io ho fatto questa legge che c'è dentro tutto e prendo tutti questi soldi che sono stati portati a casa da Conte. Quindi sono due cose completamente diverse. Diverso è dire tu non hai una normativa conforme alla legge nazionale, quindi io metto in dubbio che tu sei in grado di spendere bene i fondi del PNRR. Io ho una certezza, non li spenderanno bene, tutti questi soldi andranno a finire al privato. Quindi questo è il grandissimo rischio di questa normativa con i fondi del PNRR. Questa è la mia certezza, che li spenderanno male, perché per noi male, ma per loro bene, perché favoriscono i loro amici, tutto lì. Allora, visto che c'era la volontà di fare un'altra domanda, chiedo, facciamo finire il relatore, anche perché secondo me prima di tutto verrà fuori ancora qualcos'altro, e seconda cosa può essere che alcuni argomenti che tratteranno potranno sanare magari già alcune domande e alcuni dubbi. Quindi io passo il microfono al consigliere principale. Ce l'hai già, Luigi? Funziona, sì. Ma è stato subito? Ok. Sì, mi sentite? Sì. Forse meglio. Ok. Allora, intanto ringrazio anch'io chi ha organizzato la serata e voi presenti, che non è mai scontato, perché comunque in settimana partecipare a eventi di questo tipo è sempre, a quanto si vede ultimamente, un impegno anche da riconoscere. Quello che ci tengo a precisare è che insieme al collega Fumagalli ormai subiamo una gestione anche banalmente della commissione davvero, come dire, soggettiva, molto strana, inusuale, tant'è che addirittura questa riforma non è una riforma, cioè già questa è la notizia, non riforma, addirittura modifica solo una parte, quindi che riforma è? È una modifica, come dire, io vi rifaccio la sala, alla fine poi vi faccio tornare, ho messo solo dei fiorellini. Cioè, per dirvi, si modificano solo alcune parti e neanche di quelle più importanti che toccano i vostri prediligitamente, come è stato detto prima, l'agenda unica, cioè le visite che tu banalmente tutti noi continuiamo a vivere, che da pubblico aspetti 6 mesi e da privato ce le do 2 giorni, per non dire un'altra serie, anzi, e altre cose che vi dirò tra poco. Quindi già questa è la cosa più scioccante, che, come è stato detto bene prima, è la prima presa in giro colossale, che nonostante tutto quello che abbiamo vissuto,
sia di mala gestione ma anche di momento che viviamo, questi l'unica cosa che possono fare, sanno fare, è cambiare in modo apparente. Perché banalmente, dal punto di vista sostanziale, le case della comunità, con quel criterio che hanno di 50.000 abitanti, di nuovo le faranno andare in pasto ai privati, banalmente. Anche lì non hanno mai spiegato esattamente di come le faranno gestire, con quali criteri, con quali principi, perché se fanno la fine delle RSA, che su 714 sono 97% in mano a privati, e che di monitoraggi e di controlli di come vengono gestiti i nostri cari lì dentro non ce n'è. Io ho decine, come non solo io, di contatti di familiari e comitati che ci descrivono la qualsiasi, dal banale problema della visita, accedere alla visita al proprio caro, alle rette spropositate, anche perché oggi il vecchietto o l'anziano che sia va nell'RSA non più a giocare a carte, oggi ormai è diventata una risposta sanitaria, e quindi come minimo, e anche in quest'ottica queste prossime settimane faremo proposte in questo senso, l'RSA deve intanto davvero un po' più considerare dal punto di vista quindi sanitario, perché è una bella prestazione, come dicevo, che viene usufruita dalle persone, e quindi che addirittura possa anche andare a casa a fare un ADI, che è l'acronimo dell'assistenza domiciliare, che viene già fatta, però nell'occasione della riforma si faranno proposte anche in questo senso, cioè che nei casi dove ci sono le condizioni, eventualmente la persona, l'ospite, può essere anche accompagnato nel stare a casa, che sicuramente ci sta meglio. Poi anche lì ho testimonianze di descrivere perché e per come una persona arriva a stare in un RSA, e non sempre perché il parente non se ne vuole prendere cura, perché banalmente non riesce magari ad avere lo spazio fisico perché vuole dargli un'assistenza adeguata, per poi vedere che continua a ricevere, come dicevo poco fa, decine di segnalazioni dai familiari, che o non passa spesso l'infermiere, al di là del cambio, al di là del trattamento che deve fare, o comunque c'è sempre una discrepanza tra quello che uno paga per i servizi e quello che davvero succede. E nonostante quello che viene segnalato, che io dico, dentro anche noi, segnaliamo anche noi come consiglieri, purtroppo anche a incontrare gli uffici di regione, e uno ad esempio il nome era Gagliardo, una dottoressa che fa parte della direzione proprio generale della sanità, che la logica qual è? Vado a parlare direttamente con chi davvero è il responsabile, di chi fa i controlli, è stata l'idea che ho avuto tempo fa, e magari mi spiega o mi dà conto di chi per essere direttore sanitario o chiunque sia, perché ci sono queste decine di parenti che segnalano, perché non è normale, possibile che sono tutti pazzi, tutti che si inventano dei problemi, e puntualmente muro di gomma. Un po' come diceva prima appunto Fumagalli, giustamente, che ve lo confermo e moltiplico per 10, la volontà di gestire così le cose. Anche appunto, tornando al discorso dell'agenda unica, il discorso che appunto praticamente chi non ha la forza economica di pagarsi la visita in solvenza, comunque a pagamento, deve aspettare mesi. Anche sotto quell'aspetto lì, parlando con tecnici, funzionari, ma perché? Perché non c'è un'agenda unica, che già la legge lo dice da anni? Quindi già la regione non rispetta una legge che ha fatto. Perché esattamente? Ho cercato di andare fino in fondo, no? Ho parlato con il funzionario che gestisce comunque, segue la parte dei software, questi bellissimi software che banalmente sono le agende che riescono a far tecnicamente con parlare le agende delle strutture. Volete ridere? C'è stata prima una delibera che ha detto no, le strutture hanno un anno per unire, e va bene, comprensibile, no, entro luglio è vero che non ti pagavo le prestazioni se tu non rispettavi, però hai un altro anno, quindi tu hai alla fine gli hanno dato altri 2 anni per fare una cosa che potevo fare praticamente in 3 mesi, massimo 6, a dire tanto, come diceva prima, ha fatto il nome di una società, ma quante piattaforme efficientissime riescono a elaborare milioni di dati, come ormai tutte le codifiche che abbiamo delle prestazioni, che una visita si può tranquillamente catalogare. Comunque, poche parole, ammesso dall'ufficio, dal funzionario stesso, è volontà politica. Allora lì dopo un po' ti girano ancora di più. Dici, ma com'è possibile? Allora davvero, parlando con la Moratti l'altra volta, che ha fatto l'incontro mesi fa, e io ho detto, ma scusi dottoressa, ma secondo lei è normale che un anziano
che prende 600-700 euro di pensione, che già anche solo, per dire un altro argomento, il parcheggio di ospedali, fino a 30 euro in un giorno un parcheggio di ospedali, ma secondo me è normale, 30 euro una giornata che... Spero anche lì. Sono tutte testimonianze che o vivi o senti, noi poi a maggior ragione per il ruolo che abbiamo. Cioè questo signore, un nonnino di 650 euro di pensione, andava a trovare la moglie in oncologia, quindi sai, non è che si andava a divertire, a San Raffaele, 28 euro di parcheggio. Anche lì proponi, chiedi perché, per come, mi spiace, project financing, volontà politica, bisogna vedere, poi valutare, ma che cosa? Ma tu adesso devi risolvere questi problemi, quindi per dirvi in poche parole, da adesso fino alle prossime 2 settimane, se va male tre, ma secondo me al massimo 2 settimane, affronteremo in consiglio regionale, succederà questo. Facciamo già, solitamente, è a malapena, ogni martedì c'è il consiglio regionale, una volta a settimana. E bisogna, vabbè, fanno fatica a lavorare troppo. E quindi oggi faremo ogni giorno consiglio regionale fino almeno alle prossime 2 settimane per affrontare questa schiforma, comunque questa modifica di questa legge del testo unico sanitario che dovrà prevedere la disabilità, ad esempio, che se dovessi raccontarvi quanto mancano i servizi dei trasporti, ma anche lì poi l'approccio più importante che dovete ricordarvi è che la regione oggi per i disabili è assistenziale. Ti do il voucher, ti do l'assegnetto alla famiglia, la B1, la B2, ti do, però basta, levatevi dalle balle, non ti devo dare un servizio. Così è vissuto. Oggi lo stato dell'arte è che chi ha un disabile sono, devo dire una parolaccia, cavoli suoi. La regione ti dà un quid, ti dà 800-900 euro in base alle modalità, alla gravità, eccetera, ma non ti dà un servizio. L'inserimento nel mondo del lavoro, il fatto che appunto quando poi non ci stanno più i genitori, che fine fa quel ragazzo, i centri diurni. C'è tutto un sistema scollegato, e ripeto, parlo solo non da quello che ho letto, da delibere o quello che ho sentito dire, quello che ho visto parlando e frequentando direttamente famiglie che vivono sul loro problema, che gli manca l'educatore, e tutto quello che sto dicendo, io l'ho detto all'assessore, Marco è testimone, fortunatamente così. Anche se glielo vai a dire, gli spieghi, organizzi gli incontri con le mamme, col bambino, gli dici, ma ok, lei assessore sta benissimo, ma questa è l'ennesima persona, e poi gli chiedi, assessore, ma com'è possibile, glielo devo dire io? Non è sempre così, no? I fondi, no, ma i fondi ci sono. Ti giri verso il genitore, sapete cosa dice? Domanda, io faccio la domanda per la B1 eccetera, no? Però ammessa ma non finanziabile. E anche lì dice, ma allora sono io rimbambito? Cioè c'è evidentemente, quello che voglio dirvi, qualcosa che non va, noi glielo scriviamo, glielo chiediamo, interrogazione, tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Ci arrabbiamo, di tutto quello che possiamo fare, gli facciamo parlare direttamente con le persone, questi qua. Ma proprio... Ma con una sfaccia, l'ultima volta che dovevo andare con la locatella, assessora che segue la disabilità, tanto per dirvi esperienze vissute, non è che, ripeto, sono cose che interpreto, vi sto raccontando che ho pensato un giorno, le ho vissute. Mi incontro, vado nel suo ufficio, addirittura per dirvi come sono queste persone, la dissociazione mentale che hanno, cioè mi dicono, sì, ci incontriamo, tu con la famiglia, vieni, vado all'incontro con la parente, con la famiglia, col genitore, col figlio, sulla una distrofia importante, comunque con la carrozzina, no, ma tu non puoi entrare, tu mi caccia via. Cioè, tanto per dire, ma figurati, per me non è un problema, per me è importante che risolva il problema alla persona, ma per raccontarvi che anche se adesso mi ha anche preso numerosi appunti, però alla fine per dirvi che questa riforma che tocca qualsiasi ambito, no? Dall'ospedaliero ai medici di base, una delle proposte appunto ad esempio era anche il geriatra di base, una figura purtroppo un po' rara ma che si potrebbe lavorare, che affianchi l'MMG, il medico di base generale, perché potrebbe essere comunque una figura specifica dedicata come pediatra per i bambini, potrebbe esserci una figura che affianchi il medico di base, è un'idea, a parte che noi ce l'avevamo nel programma elettorale, quindi era un impegno, una promessa. E la proposta è depositata e ne parleremo anche adesso. Però per dirvi, anche se noi studiamo, approfondiamo, facciamo ogni tipo di ragionamento, ma mai con la verità in tasca, con questa è l'idea,
Altra idea, altro aspetto, agenzia dei controlli. Agenzia dei controlli che non controlla. Non controlla, un'agenzia che si chiama dei controlli ha, cos'era, 30 dipendenti? Ha, niente, cioè su 10 milioni di esenti, una sanità da 230 e passa strutture, comunque una sanità lombarda complessa come abbiamo, in base a quanti siamo, chiaramente perché c'è sempre il criterio di popolazione, no? L'agenzia di controlli ha malapena una figura legale, forse erano due, erano forse 30 dipendenti, ma come fai a controllare? L'agenzia di controlli in termini anche di appunto di liste d'attesa, in termini di perché appunto si sono così lunghe, perché non vengono così smantellate facilmente dagli appalti, le agenzie di controllo le deve controllare. Ma come fai a chiamare controlli che addirittura non dà neanche, che poi anche questo è un aspetto, capisco, magari un po' noioso, cioè dà conto alla giunta, cioè c'è giunta e consiglio. Peccato che il consiglio è l'organo eletto dal popolo, come qua oggi comunale, no? Che controlla l'attività di governo, che è la giunta, no? Peccato che l'agenzia di controlli risponde alla giunta. Non rendi conto al consiglio, che sarebbe l'unica cosa logica, almeno ci mette la faccia e dice guarda, quindi racconta questa relazione, ha fatto questo, prendiamo atto, però almeno poi ci sono interventi del consiglio, quindi in posizione o meno, quel che sia, però c'è un minimo di parvenza, di sincerità, di almeno di dirvi ho fatto questo per questo, almeno ce lo diciamo in faccia, ma manco quello. Scusatemi la lunghezza, adesso per ora mi fermo, però magari... più interessante ascoltare le vostre domande, grazie. Allora, diciamo adesso do la parola ad Agnoletto, però voglio diciamo così, visto che ho anche il ruolo di moderatore, voglio togliermi anche diciamo così un piccolo sfizio, nel senso che voglio anche diciamo così, porre anche una domanda alla quale vorrei finalmente trovare risposta. Io dico ai relatori che non li lascio alzare fino a quando mi risponderanno perché in un regime di, diciamo, di democrazia come siamo dobbiamo arrabbiarci per parlare di cose evidenti che potrebbero essere spazzate via tramite il voto. Allora faccio questo piccolo inciso. Il più grande filosofo vivente, Habermas, che adesso ha 92 anni, dice: fare una rivoluzione oggi è da stupidi perché quelli che hanno combattuto prima di noi ci hanno dato la possibilità di entrare in un'urna con una matita e con un foglio. Allora io dico, noi siamo un'associazione civica, però stando questa sera facciamo politica. Io voglio sapere se voi riuscite a spiegarmi perché avete detto cose evidentissime, perché le elezioni in Regione Lombardia finiscono, cioè qui sembra di stare in Bulgaria, l'ultimo, cos'è successo? 85-15? No, perché secondo me dietro alle bellissime parole il fulcro è quello, cioè fossimo 51-49 dice hanno vinto loro, ma qui sono quasi 30 anni di plebisciti. Io ho provato a fare a volte campagne elettorali vicino Brescia, vicino Bergamo, cioè se provi a portare un volantino di qualche idea, voglio dire, qui c'è un plebiscito. La mia domanda è perché, ecco, rispondete a tutto quello che volete, però mi raccomando non fate scivolare questa cosa, credo che interessi veramente, perché se la democrazia davanti alla spiegazione, davanti al voto libero non riesce a cambiare questa situazione, per me nel senso qualcosa deve essere fatto e detto. Però non vale mica, perché si fa questa domanda così complicata per toccare. No, ma partiamo pure da lì, anche perché io spero che nel marzo del 2023 li manderemo a casa, insomma, Fontana, Gallera e Moratti, no? Ci possono essere diverse ragioni, io parto da una di queste ragioni qua. Hanno un potere economico enorme e attraverso questo potere hanno una capacità di manipolare l'informazione e le notizie incredibile. Faccio l'esempio più banale che riguarda la sanità. Hanno fatto ormai da oltre 20 anni, 25 anni, le campagne sostenendo la libertà di scelta. E cosa vuol dire per il cittadino la libertà di scelta? Gli dicono, pensa, tu stando in Lombardia puoi andare dappertutto.
puoi andare nel pubblico e nel privato, sei libero di scegliere, paghi semplicemente il ticket. E raccontata così non è una bella cosa. È bellissimo, no? Raccontata così. Oppure quando vi raccontano, la Lombardia è la regione della cura individualizzata. Stiamo finanziando un polo straordinario nell'ex Expo, dove nascerà, dove sta nascendo, dove è nato Human Technopole, una grande struttura di ricerca per curare ciascuno di voi. Avrai la tua cura, avrai la tua cura, interverremo particolarmente sul tuo DNA. Se viene raccontato in questo modo, e 90% dei mezzi di comunicazione dei media, perché diciamo anche questo, vanno dietro questa storia, anche perché la regione che fa gli spot, la regione che fa gli annunci, la regione che paga la pubblicità sulle reti, sui giornali, è inutile che facciamo finta di non sapere queste cose. Allora poi diventa difficile. Siamo qui, lo stiamo raccontando, poi ovviamente voi potete credere o non credere, lo sviluppo della capacità critica è la cosa fondamentale, no? Lo dico sempre anche ai miei studenti all'università, dico, poi ascoltate quello che dice il professore, poi informatevi, contraddicete, però stiamo parlando a 30 persone. La pubblicità che viene fatta sulle televisioni private, quello che i grandi quotidiani ci raccontano quotidianamente, è un'altra storia. Cioè, quindi questo è un punto, hanno costruito un sistema di potere con una ramificazione sul territorio enorme e smantellare questo è difficile. Dopodiché, io poi non so, magari sono d'accordo o non sono d'accordo, aggiungo ancora un'altra cosa. C'è sempre stata un'opposizione in Consiglio regionale lombardo? Ma c'è il punto interrogativo? Eh sì. Ah. Eh sì. No. Perché c'è anche una parola nel dizionario italiano che si chiama consociativismo. Cioè che si dice, ma questi sono più forti, forse non riusciamo a mandarli a casa, vediamo di raccogliere qualche briciola, di farci dare qualche direttore generale, via dicendo. Andiamo indietro negli anni, quando c'era sostanzialmente con Formigoni l'opposizione era praticamente inesistente. Guarda, Vittorio, faccio una piccola, diciamo così. Rimanevo stupito quando i mezzi di informazione parlavano delle 48 ore in cui Formigoni si riuniva e ne usciva con i generali, come faceva Napoleone. Cioè veniva detto, ma senza una base critica, si riunisce e scrive lui i nomi dei direttori generali. Ecco, quando uno, diciamo, accetta e sente queste cose, dice vabbè, è normale, c'è già il potere lui, per me si parte da lì, questa scelta. Cioè noi dobbiamo dire, sì, che diciamo, questi soldi, i soldi della regione Lombardia che mette nella sanità è come il prodotto interno lordo di interi stati, eh? Esatto. Cioè dobbiamo mettere, io una volta ho fatto il conto, Croazia, Albania e Serbia e Montenegro, okay, hanno il bill della nostra sanità. Ecco, però intendo dire, di fronte a certe cose puoi anche prendere delle misure particolari, puoi occupare l'ufficio di presidenza, puoi occupare la sala delle giunte e non muoverti di lì, puoi fare delle scelte clamorose che obbligano i media a parlare di quello che sta avvenendo. Allora, non c'è stato questo, non c'è stato. Allora, riusciremo nel 2023 a mandarli a casa? Beh, vediamo. Però dobbiamo costruire la convinzione che si può mandare a casa e che non si vanno a trattare le briciole o il coinvolgimento dentro i meccanismi del potere. Perché, a mio parere, una grande opposizione in questa regione, dentro le istituzioni, non è che ci sia stata per tanto tempo. Ci sono quindi delle responsabilità che vanno anche al di là della maggioranza. Poi la maggioranza ha costruito un sistema di potere e di comunicazione assolutamente micidiale. Provo a riprendere alcuni dei temi che sono stati detti, perché con due consigli regionali che ovviamente discuto tutti i giorni questa questione hanno fatto degli esempi, mi sembra che ci sia già un quadro. Io vorrei partire da una considerazione banale. Per favore, nessuno si dimentichi il prezzo che abbiamo pagato e che stiamo pagando a questa pandemia. E questo prezzo non era un prezzo obbligato. Quello che è avvenuto in Lombardia è il combinato disposto tra l'azione del virus e l'azione e la non azione di chi ci governa. Questo
va chiarito. E dobbiamo affrontare un punto senza il quale non si riesce a parlare con i nostri concittadini. Come mai nella regione che rivendica di avere la sanità migliore a livello europeo, se non solo a livello italiano, abbiamo avuto il più alto numero di decessi da Covid in relazione alla popolazione di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo occidentale? E ad oggi, se fossimo una nazione, come voleva Bossi, saremmo al secondo posto dietro il Perù. Punto. Seconda nazione, saremmo come Lombardia per numero di morti in relazione alla popolazione. Ma non siamo il Perù, non abbiamo il servizio sanitario del Perù. Abbiamo un servizio sanitario di alta tecnologia, con grandi cure oncologiche, via dicendo. Allora, c'è qualcosa che non funziona. I titoli di quello che non funziona. Il primo, l'hanno già detto molto bene loro. La forte penetrazione del privato dentro il pubblico. Sono passate quasi 2 settimane, 12 giorni, prima che l'assessore regionale Gallera decidesse di coinvolgere il privato accreditato nella lotta contro il Covid. Il privato accreditato, cioè quello che vive sui soldi pubblici, per 12 giorni non è stato coinvolto. Il privato privato, cioè quello non accreditato, attenzione, il privato privato è quello non accreditato ed è quello che ha accreditato la mano sinistra e non accreditato la mano destra, no? Perché c'è un pezzo di privato che ha accreditato alcuni privati. Quello non è mai stato coinvolto, mai. E quando il sistema sanitario si è bloccato perché si è occupato solo di Covid, chi aveva un tumore, chi aveva il diabete, chi aveva... o avevi soldi per andare dal privato privato che non si è sporcato le mani minimamente col Covid, oppure non veniva curato. E abbiamo tutti i dati dell'associazione, per esempio, di oncoematologia, che parla dei morti non dovuti al Covid direttamente, ma conseguenza del Covid, perché tutto il servizio sanitario pubblico e accreditato si occupava solo di quello. Allora, abbiamo un servizio d'eccellenza, certo, abbiamo un servizio che è in grado di curare tante cose, ma abbiamo un privato che fa suoi interessi. E il privato o non è stato coinvolto, è stato coinvolto quello accreditato con 12 giorni di ritardo. Secondo, il privato perché interviene in sanità? Guardate che questa è una banalità. Il privato interviene per fare profitti ed è giusto che sia così, è legittimo, perché il privato mangia. Solo che c'è un piccolo particolare. Nella salute, in sanità, intervenire per fare profitti vuol dire intervenire sulla malattia e sui malati, non sulla salute. Allora, il privato ha bisogno di malati e malattie. Se stessimo tutti bene, il privato in sanità chiuderebbe, mentre il pubblico invece, meglio stiamo, meno spende. Allora in questo settore, non è così in tutti i settori, in questo settore l'interesse del pubblico e del privato sono diametralmente l'opposto. Per il privato la prevenzione non solo non è di nessun interesse, è un disastro, perché se lavora meno si ammalgano meno persone e il privato guadagna meno. E poi, come è stato spiegato, il privato decide con chi, su che cosa si accredita. Sull'alta chirurgia, sui malati cronici, non gli interessano i dipartimenti di emergenza. Andate a vedere, nel libro riprende alcune tabelle dove ti mostra che le strutture private accreditate hanno il 50% dipartimenti di emergenza o di pronto soccorso rispetto alle strutture pubbliche, perché quello rende molto meno. Allora, primo, il privato, gestito in. Secondo problema che abbiamo, il pubblico, cioè i vertici del pubblico, gestiscono la struttura pubblica con la logica del privato. Hanno talmente introiettata, oppure dicendola in modo meno buono, hanno talmente rapporti forti e di interesse col privato, che gestiscono il pubblico come se fosse il privato. Per cui cosa fai? Distruggi la medicina territoriale, azzeri la medicina preventiva, lasci a casa i medici del lavoro quando devono andare a vedere che cosa accade nelle aziende durante la pandemia. Perché? Perché non ti interessa la prevenzione, non ti interessa l'epidemiologia, non ti interessano i sistemi di allerta e via dicendo. E questa è una scelta politica precisa. Non obbligo il pubblico al privato a sottostare alle decisioni e alle esigenze del pubblico, ma obbligo il pubblico a seguire la logica del privato. Lo possiamo vedere in tutto. Guardate, c'è una bellissima intervista, cioè tremenda, ma bellissima perché potevamo non fare la serata e mettere lì quell'intervista. Sono 1 minuto e 30
è sulle pagine del Giorno, della Moratti, che venerdì è andata a parlare in una struttura sanitaria privata e ha detto chiaramente: l'obiettivo della nostra riforma è quello di aumentare il coinvolgimento del privato convenzionato dentro la struttura pubblica e di rapportarci tra pubblico e privato al 50%. E fa proprio l'esempio, dice, in un minuto e mezzo spiega tutto, dice: i soldi che ci arrivano per abbattere le liste d'attesa, 50% al pubblico e 50% al privato. Poi, come trasmissione 37.2 di Radio Popolare, abbiamo fatto un libro bianco dove abbiamo tutti i file, sono riservati e conservati, per ovviamente c'è un problema di privacy, dove la gente telefona per fissare un appuntamento col pubblico in una struttura accreditata e si sente dire: deve aspettare un anno, deve aspettare 6 mesi. Se vuole, lo stesso medico la visita a 150 euro privatamente. Quella gli viene un colpo, sta zitto 30 secondi e dall'altra parte del centro gli dicono: guardi, in via del tutto eccezionale gli facciamo la visita smart, paga 60 euro non domani ma tra una settimana. E quello è tutto contento, si è dimenticato che vi ha telefonato per avere la visita gratis perché magari ha l'esenzione per pagare solo il ticket, ma invece dice: ho scampato i 150 euro. Beh, ma sono scuole queste, e viene gestito, e vogliono aumentare i finanziamenti ancora a queste strutture. È incredibile, però è così. C'è anche un passaggio, poi torno sulle cose della regione, ma c'è un passaggio che mi interessa perché secondo me è interessante, ci porta su un livello più alto, più lontano. Io credo che la pandemia ci abbia detto anche un'altra cosa: dovete rivedere il paradigma della medicina. È una cosa pesante, eh? Il paradigma degli ultimi 40 anni di medicina. Guardate, la medicina che cosa punta? Due cose: aumentare l'attesa di vita e aumentare la buona salute. Sono i due indicatori centrali. Finora come si pensava di fare questa cosa? Con gli interventi chirurgici, con nuovi farmaci, le terapie oncologiche che costano 110-130 mila a ciclo e ti aumentano un'attesa di 2 mesi di vita e via dicendo. E è la storia della medicina occidentale. Oggi devi cambiare, perché tu puoi fare un'operazione, puoi fare un trapianto, guadagnare 2 mesi, guadagnare un anno magari in una persona, in due persone. Se arriva una pandemia che in 17 mesi ti ha abbattuto di un anno l'attesa di vita a livello nazionale, non ce n'è. Lo spiegavo oggi pomeriggio, ho fatto proprio la lezione su questo. A novembre, qui ci sono proprio nomi, cognomi nel libro, a novembre, a Bergamo, a Codogno, novembre 2019, c'è un aumento di polmoniti interstiziali, che è il quadro del Covid. Vengono segnalate. Non succede nulla. Perché la regione non interviene? Perché il sistema di allerta non funziona? Non dica novembre, ma se li beccavano a gennaio avevamo 40 giorni di vantaggio sul virus. Sapete che cosa vuol dire? Allora noi abbiamo bisogno di più fondi alla sanità e abbiamo però bisogno di dislocarli diversamente. Abbiamo bisogno che funzioni la prevenzione, che funzioni l'epidemiologia. Non sanno manco che cos'è l'epidemiologia. Cioè, prendi un campione stratificato di popolazione, su questo fai uno studio per vedere come si fonde il virus, in quale popolazione evolve di più, eccetera, eccetera. Zero. Avevamo bisogno di avere, come avevano altre regioni, le case della salute dove dei medici lavoravano insieme, stanno aperte almeno 6 giorni alla settimana. Nulla, perché i soldi che ancora venivano da 3 ministri fa, andiamo indietro di anni, la regione se li è tenuti lì non ha finanziati per far lavorare in gruppo i medici e via dicendo. Tutto questo non è avvenuto. Adesso, con questa controriforma, che cosa hanno messo nella legge? Che addirittura le case della salute e gli ospedali di comunità, che sono obbligati a farle, come è stato detto dal documento di Agenas che è intervenuto, possono essere gestiti dai privati. Ma se voi fate gestire dai privati il livello più semplice di rapporto con la popolazione, il privato utilizzerà quello per attirare a sé la persona e poi la manderà sulla struttura privata. Parliamo di una cosa riguardo le donne. Facciamo una mammografia. Io la mammografia privato te la faccio pagare a 3 euro meno del pubblico. Ti attiro. Perché io ne posso attirare 10? Basta che trovo un nodulino in una, gli dico: andiamo avanti a fare gli accertamenti? E quella mi dice: sì, però adesso voglio passare dal pubblico, se non deve pagare. Signora, non si preoccupi. Allora però deve tornare dal suo medico, perché io gli ho fatto la visita privata, si è pagato 3 euro in meno, ma adesso deve tornare dal suo medico di famiglia, farsi fare impegnativa, andare allo specialista pubblico, fare la visita allo specialista pubblico, gli troverà il nodulino e allora, ma quanto tempo perde? E già che qui, se vuole, facciamo col privato.
cioè ti hanno fatto entrare abbassando la soglia d'entrata e poi ti tengono dentro. E allora tu ti chiedi perché avevamo dei ticket così alti sulle cose più semplici, perché è su quella la porta d'entrata del privato. Ecco, questi sono meccanismi banali attraverso i quali funziona il rapporto pubblico-privato, tanto decantato. O noi riusciamo a smontare il racconto prima ancora che intervenire concretamente. C'è un ultimo aspetto che vorrei toccare e poi dare una risposta. Se ne parla poco perché sembra lontano, ma invece è fondamentale. La medicina non ha solo il compito di curare. Non dimentichiamoci, il primo compito della medicina è quello di far sì che non ti ammali. Prevenzione. Ma la prevenzione primaria, questa è assolutamente sconosciuta. La prevenzione primaria è diversa dall'individuare la comparsa delle patologie. Lì sei già in prevenzione secondaria. Prevenzione primaria è evitare che la gente si ammali. Zero di investimento. E il passaggio successivo è fare un'analisi del territorio, territorio per territorio, città per città, provincia per provincia, vedere quali sono i bisogni primari della popolazione, metterli in ordine, individuare gli obiettivi e alla fine dell'anno vai a verificare se hai allocato i soldi giusti per andare a ottenere quegli obiettivi, li hai ottenuti o no. E se fai un accordo con una struttura privata, la fai dopo che tu autonomamente come pubblico hai individuato gli obiettivi, hai visto che per raggiungere quell'obiettivo hai bisogno di una mano perché il pubblico... Un'ultima questione. Sì, è vero, non mi nascondo, a mio parere c'è una responsabilità enorme anche del governo nazionale, enorme. Primo, Speranza, quando siamo andati, per consegnato 100.000 firme chiedendo di intervenire a commissariare la sanità lombarda, non è che non l'ha commissariata, non c'è neanche risposto, non ci ha neanche risposto, e questo è inaccettabile. Due, mio parere personale, il documento di Agenas non è mica così bello. Il documento di Agenas dice alla Regione Lombardia alcune cose da cambiare, ma non ne dice altre. Non c'è una parola sul fatto che è troppo privatizzata la sanità lombarda e non c'è una parola su quella porcheria, non altro nome, che era la vicenda del gestore per i malati cronici, dove ti dicevano tu, le tue malattie croniche, una porcheria unica, abbiamo fatto una campagna economica democratica tremenda, loro in 4 anni sono riusciti ad arruolare solo il 10% delle persone con patologie croniche. Agenas su questo non avanza nessuna critica. Allora, sarò brutale, su quella sponda io non mi aspetto nulla. E c'è anche una piccolissima e antipatica ragione da dire, perché esiste qualcosa che si chiama Procura di Bergamo, che sta facendo un'indagine, che sta facendo un'indagine sulla mancata proclamazione della zona rossa. E la zona rossa la poteva dichiarare tanto il governo autonomamente quanto la regione autonomamente. Ok? In base alla 833, in base alla legislazione, a un decreto confermato, eccetera, eccetera. Non l'ha dichiarata né il governo né la regione Lombardia. Non si faranno la guerra sulla sanità, perché se il magistrato porta sotto processo uno dei due soggetti, quello trascina immediatamente l'altro, perché la regione non aveva bisogno del governo per dichiarare la zona rossa e il governo non aveva bisogno della regione per dichiarare la zona rossa. Quindi, a mio parere, in questa legislatura, da questo governo, non possiamo aspettarci granché. Possiamo fare tutti i tentativi, quello che diceva lui è giusto, cioè il tentativo va fatto, dobbiamo percorrere le strade, però io non credo che il governo intervenga a contraddire la regione Lombardia. Allora, l'obiettivo è costruire sensibilità tra i cittadini, far conoscere le notizie, aggregare lo schieramento più ampio, mettendo insieme associazioni, società civile, per questo dicevo bene che organizzare la riunione non sia qualcuno che si occupa solo di sanità, condividere una piattaforma, e darci un obiettivo, 15 mesi, e quelli devono essere mandati a casa. Lo dobbiamo fare, a mio parere, con le nostre mani, con il nostro voto e con la nostra sensibilità. Non c'è qualcuno che dall'alto ci risolve questi problemi.
vi racconto l'ultimo episodio proprio così, è una storia, vi anticipo che tratteremo il 37.2 venerdì mattina a Radio Popolare. Una signora che è un medico in pensione, ma questo non vuol dire assolutamente nulla, aveva il suo medico curante, no? Come tutti. Succede che da un giorno all'altro il medico curante non può più fare il medico, perché è uno di quei medici che è stato colpito da, siccome era Novax, eccetera, eccetera, è stato sospeso e quindi non può fare il medico. Ma questo ci interessa in questa sede molto poco. Sta di fatto che quella signora, come altre 1500 persone, si sono trovate senza medico. Ma qualcuno gli ha, Milano città, ma qualcuno gli ha avvisati, gli ha detto guardate questo medico non c'è più. Non rispondeva assolutamente nessuno. È diventata matta, ha cominciato a scrivere, perché intanto grazie al casino che avete descritto voi due molto bene, non riusciva a capire se doveva scrivere l'ATS o l'OSST. Ha scritto alla mail dove c'è la revoca e gli ha risposto che non erano loro, e ha cominciato a girare tutti gli uffici per capire cosa devono fare. Alla fine, siccome quel medico era in uno studio associato, gli hanno detto di scrivere al medico dello studio associato per dire se lui la prendeva in carico. Ma quel medico non può prendere in carico i 1500 pazienti. E quindi è rimasta senza. E che cosa ci ha scritto? Dice, io essendo un medico, in pensione ma un medico, le ricette me le posso fare io. E poi mi devo pagare il resto. Ma chi non è un medico non può neanche farsi le ricette. E in più si deve pagare tutto. Adesso, come trasmissione, che cosa stiamo cercando di fare? Fa ridere, ma è così. Chiamiamo la signora a raccontare la storia e poi stiamo diventando matti nel capire quale istituzione dobbiamo chiamare a rispondere. Perché anche a noi, la SST, la TS, cioè, ognuno si rimpara la responsabilità con un altro e questi rimangono senza medico. È una follia, perché qui non è questione neanche di 833 del 78, cioè del Servizio Sanitario Nazionale. Qui è articolo 32 della Costituzione, perché se non ha il medico non può avere assistenza. Capite? Questa avviene nella regione in cui se uno deve avere un trapianto, una roba pazzesca, quello, un piccolo numero di persone, ce lo può avere perché quelle tecnologie in Lombardia ci sono. Ecco, non va bene così la sanità, va proprio modificata l'impostazione. Ho fatto un esempio di vita quotidiana perché credo che renda l'idea poi più di tantissimi discorsi. Grazie. Sì, esatto, perché tu hai, ripreso quello che ha scritto Agena. Tra l'altro Agena scrive anche, me l'ho dimenticato prima, che i documenti analizzati sono pertanto emersi i seguenti temi fondamentali che costituiscono le criticità e successivi interventi. Allungamento dell'aspettativa di vita a cui consegue un incremento della prevalenza dei pazienti con patologie croniche e quindi la correlata necessità di tutela della fragilità ripresa in carico. Quindi se vai a vedere c'è un passaggio in cui dice che la strategia con i cronici della regione Lombardia va bene. Esatto, esatto. Dice prima che cosa non va, però poi dice non è poi così male quello che viene attuato. È un'altra cosa che potrebbe sembrare simpatica, però alla fine ero a Oristano e c'era scritto davanti a me, volevo metterla, solo che non ho trovato quella fotografia, c'era scritto io sono andato in pensione, smettetela di telefonare a mia madre. Per dire che si vede, cioè dopo quando uno rimane così, veramente le provi tutte. E se trovo la foto della madre, comunque una cosa simpatica, ma neanche no. Posso aggiungere un qualcosa a quello che ha detto? Sì, adesso partiamo con le domande. Sì. Allora, stasera Ranucci fa vedere un documento con cui il direttore generale, quello che dipendeva da Gallera, aveva contattato l'OMS e chiedeva l'appoggio a OMS per dichiarare lo stato di emergenza in Lombardia. E Gallera e i suoi soci l'hanno mazziato e l'hanno messo da parte. Documenti probanti il suo intervento presso OMS. Sì, ma non devo fare la pubblicità perché tanto io non prendo una lira sul libro, perché per mia decisione c'è scritto nel libro le royalty vanno tutte al sacco, struttura pubblica, quindi questa è una scelta, quindi posso parlare per me. Nel libro noi abbiamo fatto tutta una ricerca, abbiamo messo i pezzi in cui Gallera, Fontana, eccetera, eccetera, dicono chiaramente che non andava realizzata la zona rossa. Sì, ma questo proprio era il suo dipendente, aveva chiesto aiuto l'OMS. Certo, ma perché la regione Lombardia non voleva la zona rossa e quindi ovviamente se la riprende con i propri... E certo, se la prende con i dipendenti che fanno quello perché... da un punto di vista loro, del loro interesse, dei rapporti che c'erano, assolutamente non la volevo.
ci sta tutto, giusto? Allora, iniziamo con le domande. La signora era da luce un po' con la mano alzata. Buonasera, io volevo capire, ma ci sono delle controindicazioni particolari per le quali non si possa riformare la Costituzione? Perché io a un certo punto mi chiedo se abbiamo visto con il Covid che i pazienti dovevano essere trasportati con l'elicottero nelle altre regioni. E ci rendiamo conto che oggi come oggi in un ospedale come il San Gerardo, io che abito a Monza, non posso fare praticamente una mammografia da 3 anni, mentre una persona che presumo è in cura dal primario con 300 euro riesce a farsi le sue mammografie annuali. Allora io mi chiedo, la competenza dello Stato non dovrebbe tornare allo Stato sulla sanità? So di fare una, però la prima schiforma è stata quella del 2001-2006. Certo. Beh, dobbiamo anche dire che quella fu una schiforma perché volle essere attuata proprio 15 giorni prima che ci fosse il cambio di governo. Quindi già era molto facile ricorrere. Poi, oltre a quella, ha fatto anche le privatizzazioni, che sono state un'altra. Prendiamo 3-4 domande. Vera. Penso di poter parlare anche senza microfono. A proposito della domanda che facevi tu, mi permetto di darti la domanda. Riguardo all'impossibilità di cambiare, io ricordo per persone che ci lavoravano che negli anni 80 al San Raffaele avevano una organizzazione tale per cui prendevano le persone che andavano a fare esami e anche visite ambulatoriali, non essendo ancora accreditate o convenzionate con il servizio sanitario, prendevano la ricetta, la buttavano in spazzatura e ci facevano pagare il ticket, e con il ticket pagavano le spese. Semplicemente con il ticket, che era abbastanza elevato, coprivano tranquillamente le spese. A San Raffaele, con il ticket e il prezzo del parcheggio, ci stavano dentro tranquillamente. Questo per i conti a livello proprio di amministrazione del San Raffaele. Tutto il resto era grasso che colava, quindi stiamo parlando addirittura di interessi economici che già a partire dagli anni 80 erano enormi. Se andiamo a vedere il numero di testate giornalistiche che sono venute fuori, che poi in realtà le lega pochi e nessuno, intanto però nei telegiornali, quando fanno la rassegna stampa, il numero di testate di una parte politica è aumentato talmente tanto che sono almeno 4-1 rispetto agli altri, quelli, possiamo dirlo, della destra più o meno estrema o comunque collegati a interessi di case farmaceutiche e ospedaliere. Grazie. La domanda è un'osservazione. Prima Prodi ha rinnovato il finanziamento. Sì, scusate, io faccio una domanda retorica. Milioni dato, Non dirò niente sul titolo quinto, non dirò niente sulla riforma di D'Alema nel 2001, non dirò niente sull'autonomia differenziata. Volevo soltanto dire per testimonianza sull'agenda unica, che altrimenti poi fa il paio col fatto che in questo paese anche la nostra tesserina sanitaria non è riconosciuta da una regione all'altra, no? E non esiste un'anagrafe come il codice fiscale, no? Per cui uno si deve vaccinare in Lombardia ed è residente in Campania, non lo può fare, perché il servizio sanitario nazionale dovrebbe essere nazionale per essere realmente garantire a tutti le stesse prestazioni minime, no? Però abbiamo visto anche durante la pandemia che c'è questo vago enorme, a parte l'agenda unica.
praticamente il nostro codice fiscale vale in tutto il paese, il nostro codice fiscale per la sanità no, nel senso che siamo sconosciuti se ci spostiamo di regione. A proposito di agenda unica, invece, vorrei dire, perché ho la testimonianza diretta del fatto che ci esiste la solvenza, anche la mini solvenza al Policlinico di San Donato, per cui se vuoi prenotare non c'è posto, ti offro il giorno dopo, pagando metà della cifra, per cui se vuoi puoi farlo dopo una settimana pagando la metà della cifra stabilita per la visita privata. Quindi do atto a Vittorio Agnoletto, che quello che ha scritto nel libro bianco, a cui io ho anche partecipato, e corrisponde esattamente alla realtà anche a San Donato. Ora, io dico, vedendo questo tipo di cultura di esistenza di anni in Lombardia e portata avanti da chi propone la flat tax, no? È come dire che la sanità deve essere appannaggio soltanto di chi se la può pagare, con il modello americano, mi chiedo, non sarà questo il modo di far diventare anche la sanità di classe? Nel senso che se un povero pensionato che deve aspettare un anno invece che due settimane, anche perché i medici di famiglia non scrivono più programmabile, urgente, sulle ricette, non scrivono più, scrivono sempre che tutte le visite sono programmate, hanno anche l'inibizione a esporsi chiedendo le visite urgenti, e questo è un altro problema che riguarda i medici di famiglia, vorrei sapere per chi lavorano anche loro, perché poi fa parte di tutto lo stesso sistema. Ora, se è vero questo, vuol dire che un povero anziano che non si può curare, vuol dire che deve morire prima degli altri, è chiaro? E questa può essere una strategia che fa il paio con scaricare i cronici su un privato che gestisce lui, no? La loro salute, la loro analisi, il loro controllo. Questo probabilmente fa il paio con chi, avendo come segretario chi propone la flat tax, secondo me è come dire che chi può si paghi tutto, al limite non pagando le tasse, perché se voi, altro che sanità universale, no, universalizzata, se addirittura fra le regioni diverse, la sanità è diversa, più vediamo se non è diversa fra le classi. Scusate, domanda retorica, scusami. Allora, io direi di prenderne ancora una e poi... Io in questi giorni sto cercando di aiutare una mamma che è rimasta senza lavoro, il marito è stato licenziato e ha dei grossi problemi dentistici. Hanno un mese molto basso e ho scoperto che avrebbe diritto ad avere il dentista sociale. Sto diventando pazza in internet, ci sono stata 4 ore perché dicono che sul sito del Ministero del Lavoro ci dovrebbe essere l'elenco dei dentisti sociali. Non sono riuscita a trovarlo. Qualcuno mi può aiutare per questa mamma che abita a Paolo? Grazie. Faccio rispondere, dopo ricominciamo giù. Ma allora, in relazione al cronicità, il rapporto col privato, l'Humanitas settimana scorsa ha scritto sul suo sito internet che dall'anno prossimo non gestiva più la cronicità, si vede che l'ha fatto così con un po' di leggerezza, poi è uscito sui giornali, hanno fatto immediatamente un passo indietro perché la Regione Lombardia non si poteva permettere di dire che i privati facevano un passo indietro, evidentemente gli sarà arrivata la telefonata e ha detto guarda ritira la pagina e smentisci. Però questa la dice lunga su come funzionano i rapporti tra la stampa, i poteri forti, la finanza, eccetera. Loro, l'Humanitas, hanno detto siccome non ci guadagno sulla cronicità, cosa faccio? Non li gestisco. Adesso è semplicemente la verità, ma dire la verità in Regione Lombardia è un qualche cosa che è assimilato al crimine, perché evidentemente siamo in una regione in cui io credo che se andiamo in questa direzione veramente ci sono problemi per la democrazia. Quindi probabilmente questa pandemia ha dimostrato che lo Stato centrale è necessario a rafforzarlo. In questo momento il governo sta facendo un grosso concorso di reclutamento di personale al Ministero degli Interni che era stato praticamente svuotato, quindi nell'ambito delle prefetture, e oggettivamente c'è da rivedere la competenza tra Stato e Regioni. Non se ne parla più di autonomia differenziata, perché Mario Draghi, possiamo dire tutto il male che vogliamo, di certo non è una persona a me amica da un punto di vista politico, Mario Draghi, però era uno che aveva evidenziato che con l'autonomia alle regioni sarebbe aumentata la spesa pubblica.
ma questa spesa pubblica fosse stata spesa per curarci e ben venga, ma siccome è stata spesa per far guadagnare i privati, abbiamo buttato via i soldi. Quindi le prossime elezioni, che in Regione Lombardia in realtà il centrodestra ha vinto di pochi punti percentuali, saranno fondamentali non solo per la Regione Lombardia e invertire la rotta, perché se passa questa legge e non cambiamo governo, per noi la sanità va nella direzione anglo-americana, è privatizzata completa, quindi ci mettiamo sopra la pietra e finisce lì. Dopodiché la prossima legislatura ci sarà da mettere mano oggettivamente alla Costituzione e probabilmente sul titolo quinto e non solo al titolo quinto. Per quello che le prossime elezioni, sia politiche che lombarde, sono importanti, noi da parte nostra domani mattina faremo una conferenza stampa congiunta di tutte le opposizioni contro questa riforma e inizieremo un'azione politica congiunta contro questa maggioranza politica, contro la Giunta Fontana, che evidentemente segna l'inizio della campagna elettorale e per quanto mi riguarda deve essere una campagna elettorale unitaria di tutte le forze di opposizione contro una destra che, se vince, sarà devastante per tutta l'Italia fino a mettere a repentaglio l'unità della nazione. Quindi questo è il mio programma politico, è questo, condiviso all'interno del mio partito politico, e andremo avanti in questa direzione. Ascolta, l'opposizione deve essere prima di tutto credibile, ok? Perché è la prima cosa che deve avere la credibilità. Se non ha la credibilità, non la vota nessuno. Guarda adesso cosa avviene sull'acqua, ok? I 5 Stelle ha approvato il nuovo decreto con cui privatizzano l'acqua. Dopo 10 anni, 15 anni, che è sempre schierato contro, manifestato, adesso lo approva. Dov'è la credibilità? La costruiremo in 15 mesi, all'interno del centro-sinistra, all'interno di forze progressiste. Calma, sono quelle che stanno approvando la privatizzazione dell'acqua. Brunetta oggi ha detto che d'ora in poi gli accertamenti fiscali bisogna prima telefonare e quando la ditta è d'accordo possono andare a controllare. Ma scherziamo. Però dobbiamo, nessuno ha detto niente. Però dobbiamo distinguere quello che è il governo nazionale dal governo e dalla politica regionale. Sennò... Okay, ma qui stiamo mettendo in luce il ruolo, la mancanza del ruolo del governo centrale, del controllo, perché anche se la sanità passa da regionale a statale cambiando il titolo 5, siamo ancora da capo. Finché non c'è una opposizione al governo e la lasci fare alla Meloni, non serve a niente. A me basterebbe che il partito dell'astensione, anziché essere uno su due, ritornasse al 25%, magari se quella gente sì, va a votare. C'era la credibilità, perché quando avete preso il 34% c'era la credibilità, la gente ci credeva. E cercheremo di cambiare le cose. Abbiamo 15 mesi. No, volevo dire una roba, perché sono d'accordo sulle cose che ha detto Marco, però volevo dirgli quello che ha detto, un aspetto solo che invece è ancora più preoccupante, perché mi sembrava, poi sono andato a verificare, in zona Cesarini, il quotidiano Sanità, e senza il dovuto confronto, è stato insediato un disegno di legge in più nella prossima manovra di bilancio 2022-2024, proprio nella manovra di bilancio, intitolato Disposizione per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui l'articolo 16 della Costituzione, cioè con un blitz è stato inserito questo elemento, perché infatti avevo ricevuto una mail dal Comitato contro l'autonomia differenziata, allarmatissimo, hanno fatto un'iniziativa davanti a Montecitorio proprio per questo, senza rumore, senza cosa, sta andando avanti. Questa cosa qua è una delle robe che va assolutamente fermata, perché l'autonomia differenziata provoca tutti i problemi che stiamo vedendo, cioè sta dentro le esperienze che abbiamo fatto, no? Di avere 21 servizi sanitari regionali, ognuno per conto proprio. Poi è paradossale che la Lombardia ha avuto bisogno di tutti gli altri. E stasera pensavo anche, abbiamo avuto bisogno di tutti gli altri, abbiamo avuto bisogno dei medici cubani, venezuelani, rumeni e albanesi, e adesso non stiamo mandando i medici in Bulgaria, no? Cioè, no, quindi altro che autonomia regionale, dobbiamo avere un piano nazionale e dobbiamo rimettere al centro i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che devono essere uguali assolutamente in tutto il paese. Questa è una partita.
Poi, non sono in grado di rispondere, però prometto che cerco di venirne a capo di questa cosa del dentista sociale. Mi hai dato uno stimolo, ed è una cosa che al di là del caso che hai portato tu riguarda tanta gente, e infatti sai che molti vanno per i dentisti all'estero, sì. Croazia, è una follia, ma... quello... abbiamo detto essere a Paolo. No, certo, sì, appunto dico, per cui mi hai ritirato fuori questa cosa e vedremo di venirne fuori. La questione delle ricette, che qualcuno diceva, ha due aspetti, ma sono interessanti, perché c'è la follia della follia. Da una parte ci sono molti colleghi che hanno problemi a mettere l'urgenza e le altre categorie in mezzo per non avere menate della TS, perché la TS va a controllare le spese, le richieste, eccetera, no? E quindi questo. Ma poi c'è un altro meccanismo, me lo raccontavano alcuni cittadini, poi è capitato a me direttamente. Se un medico ti fa la richiesta di una ricetta, magari non l'urgenza di 3 giorni, l'urgenza di 10 giorni, facciamo, no? Chiami per fissare la visita, fai 10 telefonate e ti dicono che tra 10 giorni non c'è, ma che c'è tra 20 giorni. Non te la possono fissare, devi rifarti fare la ricetta, perché siccome tu hai la ricetta che devono... Allora, abbiamo mandato un po' di persone, che ci telefoni in radio, gestiamo i casi, a scrivere al difensore civico, sollevando il problema. Il difensore civico è intervenuto, adesso abbiamo una lettera che leggeremo venerdì, dove il difensore civico ricorda una cosa importante: se la struttura pubblica e la struttura convenzionata col pubblico in quella zona non è in grado di fornire la visita o l'intervento entro i tempi stabiliti, ti deve fare l'intervento o la visita in intramegna, facendoti pagare solo e unicamente il ticket. Adesso abbiamo anche la lettera del difensore civico preciso con tutte le citazioni eccetera. Sul sito di Medicina Democratica, andate, girate un po', trovate il modulo da scaricare già fatto, dovete solo compilarlo per andare a chiedere questa cosa. E alcune volte il risultato si è ottenuto, ovviamente se fai vedere il modulo, mandi la lettera, gli fai telefonare dall'avvocato, però poi dopo la situazione si sblocca, perché per legge esiste quella possibilità. Sono 90 giorni. No. Entro 90 giorni. No, dipende, dipende. Se la richiesta dipende cosa ha segnato. Io l'ho trovata con la legge, sì. Sul modulo, c'è scritto entro 90 giorni. Sì, ma entro 90 giorni. Ma se hai l'urgenza entro 10 giorni. Dico normale, se entro 90 giorni il sistema non ti trova dal pubblico, tu hai diritto ad andare dal privato pagando quanto pagare il pubblico. No, dal privato, all'intramegna. All'intramegna, non da un privato qualunque. Da uno che già dall'intramegna. Ok, dopodiché io parere assolutamente privato, sono abbastanza d'accordo con te, cioè qui il problema è che l'unica opposizione in questo paese politicamente organizzata dentro il Parlamento è la Meloni, è un problema perché l'ultimo decreto che ha fatto Draghi, per esempio, rispetto agli enti locali, non alle regioni, agli enti locali, è tremendo. Nel senso che un ente locale, se decide di non privatizzare i servizi che gestisce, per esempio l'acqua, deve motivare e spiegare il perché non ha privatizzato. Cioè l'indicazione è devi privatizzare tutto. Se non privatizzi, devi motivare il perché non hai privatizzato. E lo giudica lui se è esattamente, e giudica. Quindi questo è il decreto di settimana scorsa, c'è un documento, mi pare, della funzione pubblica della CGIL, oppure di Attac, un bel documento, l'ha scritto Marco Bersani di Attac, esattamente su questo, non Bersani del... Marco Bersani è uno di Attac. Sul stesso manifesto di oggi. Ecco, sul manifesto di oggi, spiega questa questione qua. Quindi, è un problema in non avere un'opposizione su questi contenuti. Sì, ma il guaio è che l'opposizione sulla carta c'è, perché i numeri ci sono. No, un'opposizione al governo nazionale su questi temi qui non c'è. L'unica opposizione politica organizzata che c'è su questi temi è quella della Meloni, che ovviamente non si occupa di questi temi, fa l'opposizione al governo in un'altra direzione. Ma quelle cose gli vanno bene alla Meloni. Ecco, questo qui è indubbiamente un problema. Questo è indubbiamente un problema. Tant'è vero che molte
delle nostre associazioni che fanno il lavoro territoriale quando si trovano a scontrarsi con qualcosa che ha a che fare col nazionale, hanno difficoltà a trovare interlocutori. A livello regionale è più facile trovarli, no? Infatti siamo qua, qua a discutere con due consiglieri regionali. A livello nazionale è più difficile, questo è effettivamente un problema. Scusa, ma questa intramegna che ha prodotto la Rosibini, mi puoi spiegare se è una foglia di fico, un modo per pagare di più i medici che lavorano nel pubblico, a che cosa serve? No. È un prendere atto di quello che l'intramegna, quando c'è, la Bindi ha inserito l'intramegna, si è trovata di fronte un problema. Un privato o un pubblico? No, si è trovata di fronte a un problema, che era stato autorizzato il privato a fare il cavolo che voleva e quindi anche entrare in rapporto col pubblico. E il privato tendeva a portare via i medici più conosciuti che avevano la clientela, eccetera, dal pubblico al privato. Allora, per cercare di tenere questi medici, questa è la motivazione che è stata data, per cercare di tenere questi medici nel pubblico, visto che gli stipendi nel pubblico non erano concorrenziali con quelli che poteva offrire il privato, anziché intervenire sul privato e dire se vuoi collaborare col pubblico, vuoi utilizzare il Servizio Sanitario Nazionale, i contratti devono essere identici, eccetera, 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 sì. No? Ha inserito l'intramegna dicendo chi rimane nel pubblico ha la possibilità di fare una parte di attività privata. Inizialmente questa attività privata doveva venire al di fuori dell'orario di lavoro, inteso come dopo, quindi poteva essere un'ora... Se riempiono le agende... Ecco, un'ora... o due alla settimana, okay. E non doveva diventare lo strumento per saltare le code. Adesso è diventata tutta un'altra questione. La mattina, quindi nell'orario di lavoro, tu hai degli ambulatori pubblici utilizzati in intramegna, e l'intramegna la fa il medico, ma l'ospedale gli mette a disposizione il personale, le strutture. Beh, la roba si è ancora più complicata. Io dico le cose così proprio come sono, come le penso, anche perché ci sono stati anche degli errori sindacali, perché che cosa ha fatto il sindacato? È andato a trattare, no, è tecnica la cosa, ma però poi crea dei problemi politici. Il sindacato in diversi posti è andato a trattare il fatto che, voi sapete che l'intramegna il cittadino paga, una parte dei soldi vanno al medico, una parte va all'ospedale. Il sindacato ha trattato che quella parte che va all'ospedale viene ridistribuito tra l'insieme dei dipendenti, anche chi non c'entra direttamente. Risultato conviene a tutti, no? Conviene a tutti, non conviene solo al cittadino, no? Quindi non trovi un'alleanza all'interno delle strutture per bloccare l'intramegna. Non solo, siccome la regione Lombardia, e questo credo che voi, cioè, potete raccontarlo, nomina i direttori generali in base alla fedeltà politica, no? E ai ritorni economici, no? E non all'efficacia del lavoro svolto, perché se tu sei un direttore d'azienda, visto che ricalca un'azienda, devi valutare il pubblico è soddisfatto del tuo servizio. Questo non conta assolutamente nulla. Allora è scattato un meccanismo infernale, cioè se io ti nomino, oltre che alla fedeltà politica, in base al bilancio che tu mi porti, e non me ne frega nulla se la gente è incazzata perché fa liste d'attesa, siccome l'intramegna porta soldi alla struttura ospedaliera, paradossalmente al direttore generale che ci sia l'intramegna va bene, perché la sua struttura con l'intramegna guadagna, la regione è contenta e lui banalizza più facilità di essere riconfermato. Che poi ci sia la gente incazzata per le liste d'attesa non gliene frega assolutamente nulla, no? Credo che su questo voi ne sappiate molto, perché poi di nomine me ne siete occupati, no? L'avete fatto anche comunicati stampa, avevo visto su questo. Non c'è più spazio per il servizio sanitario. È così, così. È così. Ma diciamo che ci sono una serie di responsabilità che sono sicuramente regionali, ma alla sanità bisogna mettere mano anche a livello nazionale. Certo, non bisogna andare nella direzione voluta da una certa Europa della concorrenza a tutti i costi, perché la concorrenza non è vero che porta solo benefici. Io arrivo dalla Brianza, dove c'era Gianetti Ruote, che è stata chiusa perché per effetto della concorrenza la Commissione Europea disse: vendete quell'azienda, l'ha comprata poi un fondo comune che poi l'ha venduta pezzo a pezzo, e 150 lavoratori tutti disoccupati con una mail.
questo non va bene, questa Europa qua non ci piace, quindi abbiamo necessità di mettere mano alla legislazione nazionale, ma anche a quella nazionale, regionale e nazionale, ma però ci vuole un governo che abbia le idee chiare, e purtroppo in questa legislatura non ce l'abbiamo. L'Europa non è proprio così. Io ho vissuto in Olanda 4 anni, ok, negli anni 2000. L'Olanda negli anni 2000 ha fatto la riforma sanitaria, ok, da zero. Come ha fatto l'Olanda? Da cosa è partita? Ha fatto un referendum tra tutti gli olandesi, molto dettagliato, con cui dovevano esprimere che cosa andava, cosa non andava, se avevano dei suggerimenti. Li hanno messi assieme e li hanno pubblicati, questa è la differenza. Erano disponibili e hanno fatto una riforma sanitaria basata sui requirements della gente. E non sono tutti stupidi, perché se hanno problemi c'è qualcosa che non va. E l'hanno fatta e funzionava da Dio in Olanda. Però sono partiti in questo modo, guardare le esigenze della gente col target prevenzione salute, era questo l'idea fondamentale, e l'hanno fatta la riforma. Quindi non è detto che l'Europa è così, guarda la Germania, mica ragiona così in Germania. Quindi l'Europa, lasciamo perdere l'Europa, non si può parlare generalizzare, perché gli stati al loro interno sono così. Si può fare, basta non rubare. Luigi? Sì, non volevo essere pessimista, però come un po' ho cercato di descrivere prima, il problema è che in base a quello che ha appena detto il signore, a parte che qua in Italia sarebbe un sogno riuscirlo a fare, lo vedo purtroppo in base a vari segnali, cioè la maggioranza delle persone che non votano, tanti segnali di un certo tipo di civiltà che abbiamo, che anche a imbastire quel tipo di sondaggio, referendum, comunque sondaggio mi avrebbe da dire chi parteciperebbe, in base a cosa, quali ragionamenti sceglierebbe. La gente rispondeva. Sì, no, io voglio solo dire. Prossimo, Draghi ha tagliato 8 miliardi alla sanità. Cioè stiamo parlando, ha tagliato 8 miliardi, ma ci rendiamo conto? E quelli che sono al governo con lui l'hanno approvato, quella è la cosa più grave, che lui cerchi di tagliare, è la filosofia del neoliberismo, Goldman Sachs, il Dio, è così, è coerente, ma gli altri non lo sono, e questo è il problema. Ricominciamo con le serie. Facciamo. Rimango col quadrato che dopo. Innanzitutto grazie all'associazione per questa iniziativa, per poi parlare anche di materie che apparentemente possono sembrare anche tecniche e semplificare, credo che non sia una cosa banale. Però mi viene in mente sui tagli, no? Perché poi già sarebbe aveva iniziato a fare dei tagli con la Spagna più perché doveva rispondere alla triade europea. Però quello che mi viene in mente è, ad esempio, i tagli che hanno fatto sulla medicina mentale, quindi consultori familiari, piuttosto che centri psicosociali. Questo mi spaventa parecchio, perché poi come dire, i casi di depressione stanno anche aumentando e probabilmente aumenteranno nel futuro. E poi l'altra cosa che volevo chiedere, dottor Agnoletto, era l'idea, no? Come vengono declinate in Lombardia? Cioè, se sono state attuate in qualche modo, oppure hanno fatto finta di nulla e sono andate avanti nel percorso che diceva prima, legato proprio alla privatizzazione. Noi a Monza abbiamo fatto un comitato perché c'è un ospedale dismesso, che è il vecchio San Gerardo, una struttura fatta alla fine dell'Ottocento, che fa da padiglioni, molto interessante anche dal punto di vista, come dire, della salubrità degli edifici, proprio perché era stato progettato in quel senso. E questo ospedale praticamente lo stanno smantellando, potrebbe essere sicuramente riutilizzato ad esempio come ospedale, anche nel senso degli ospedali di prossimità, piuttosto che noi stiamo facendo comunque
faremo un flash mob, per cui vi inviteremo anche per un'iniziativa, perché per noi, diciamo, cittadini monzesi del quartiere, ci sembra una realtà da conservare e da riutilizzare piuttosto che smantellarla e poi i fondi dare di nuovo ai privati. Stanno svendendo praticamente quella struttura, che è anche un valore architettonico. Buonasera, sono Fabio, cittadino salonatese. Intanto ringrazio l'associazione per questa bella serata e la partecipazione del consigliere regionale, del dottor Agnoletto, perché mi piace questa, diciamo, questo dialogo attraverso, diciamo, le culture politiche. Secondo me può essere una chiave che può produrre dei risultati interessanti. E io dico alcune cose così random, perché gli argomenti sono tanti, però mi piace dare qualche spunto sui vari temi. Intanto firmerò al termine della serata la petizione che ha segnalato Agnoletto, proposta di legge a livello europeo per la moratoria sui brevetti. Allora, su questo tema io penso che ci sia una riflessione interessante da fare. Ne parlavo anche nei giorni scorsi con degli amici. Cioè, noi ci siamo trovati a gestire una pandemia e a trovare una via d'uscita, tra virgolette, d'uscita dalla pandemia attraverso i vaccini prodotti da queste multinazionali. Senza voler essere, diciamo, complottisti, l'interesse delle multinazionali di vendere brevetti fanno il paio con l'interesse al fatto che ci siano i virus in circolazione. Quindi, analogamente a quello che succede nel campo del computer e dei virus antivirus, cioè noi abbiamo società che producono antivirus, però sono le stesse che hanno interesse al fatto che ci siano questi virus in circolazione. Allora, volendo uscire un attimo da questa dinamica, io dico che il primo ente che deve fare ricerca su questi temi deve essere pubblico. Cioè, noi non possiamo gestire le pandemie, perché oggi c'è il Covid, domani uscirà un altro virus e noi ci rimetteremo un'altra volta nelle mani dei privati per trovare un vaccino che può gestire la situazione in una dinamica di pandemia che blocca l'economia nazionale e internazionale. Cioè, da questo punto di vista i governi devono prendere in mano la situazione. Cioè, è inaccettabile che non ci siano dei centri di ricerca pubblici che fanno ricerca su questi temi e che vanno a cercare le soluzioni scientifiche su questi temi. Quindi uno dei primi investimenti che secondo me avrebbe fatto utilizzando i fondi di piano PNRR è quello che vanno finanziati i centri di ricerca pubblici su questi temi per evitare di stare nelle mani dei privati. Se nonostante la ricerca pubblica nazionale e internazionale i governi non fossero in grado di produrre vaccini o poi c'è anche il vaccino, poi c'è anche tutto il tema della cura, no? Che non si capisce perché si parla tanto di vaccino, ma la cura di questa forma di virale non se ne parla pochissimo, no? Se i governi proprio dovessero arrendersi e non trovare la soluzione, allora ci si potrebbe mettere le mani dei privati, ma in che modo? In che modo? Attraverso la proposta che sta venendo avanti adesso di bloccare la diffusione di questi brevetti oppure farli propri a livello pubblico, perché nazionalizzare i brevetti, certo, perché il pubblico, se non riesce a gestire una situazione di pandemia, deve per forza utilizzare le risorse private a quel punto, ma come ultima risorsa. La prima risorsa è quella di impegnarsi direttamente per trovare soluzioni investendo cospicuamente. E questa cosa che dico vuole collegarsi anche al ragionamento che si faceva prima di costruire un fronte, diciamo, ampio, culturale, che possa poi avere anche un orizzonte elettorale, politico, così, no? E si collega anche al discorso che faceva Piccirillo quando si lamentava della disattenzione, del nefraghismo di determinate commissioni, istituzioni rispetto a certi temi. Allora, quando si dice di costruire un fronte ampio, la proposta è molto interessante, molto bella, costruire una piattaforma politica, sapere su cosa fare campagna elettorale, va benissimo, ma dopodiché, dopo aver detto questa cosa, bisogna guardarsi in faccia, e quando si parlava di consociativismo,
bisogna capire chi c'è a fare che cosa, perché noi possiamo fare discorsi di fronte ampissimi per mandare l'opposizione a questo centrodestra, però primo noi abbiamo un consenso storico inossidabile in Regione Lombardia, c'è un problema culturale fortissimo, per cui quanti anni è che governa il centrodestra in Lombardia? 22? Ok, quindi noi arriviamo da questa situazione. Noi abbiamo una situazione culturale, come dire, consolidata in maniera fortissima. Primo. Secondo, il famoso fronte, bisogna capire per fare che cosa, perché per esempio io una critica che ho fatto all'amico Flavio è di non aver invitato in questa serata per esempio il sindaco di San Donato, esponente di spicco del Partito Democratico. Io penso che in qualche maniera sia necessario confrontarsi direttamente anche con altri settori del centro-sinistra, a fronte, a viso aperto anche su questi temi, per cercare di stanare le posizioni e capire cosa si può fare insieme e cosa no. E basta, mi fermo qua. Allora farei l'ultima domanda a Massimo Gatti e poi ritorniamo. Una considerazione e una domanda da un ex amministratore. La prima cosa, io sono molto d'accordo sulla considerazione del fatto che bisogna favorire, anche se molto faticoso, il massimo di partecipazione. Anche perché Agnoletto ha detto che non dimentichiamo, ovviamente gli avversari stanno facendo di tutto per far dimenticare quello che è successo ed è molto insidioso il tentativo. Ce lo insegnate voi, consiglio regionale, quello che stanno facendo nel bene o nel male sulla conduzione delle vaccinazioni. Però da questo punto di vista, ripeto, 15 mesi sono pochi, la sanità è un tema di vita, come tutti i settori pubblici privatizzati in questi 30 anni, e davvero questo decreto sulla concorrenza è davvero scandaloso. Sciacquarsi la bocca di democrazia e poi cancellare frontalmente, definitivamente, anche l'esito del referendum di più di 10 anni fa sull'acqua, non è accettabile che si stia al governo o no, non è accettabile comunque. La domanda invece è questa, dal punto di vista concreto in questi giorni, anche in questa zona, i comuni stanno definendo e hanno già definito le proposte su case della comunità, ospedali di comunità, distretti, poliambulatori, se si usasse di più la lingua italiana anziché l'inglese sarebbe meglio, così. Quando si usa l'espressione inglese dimmi dove sta la fregatura, però da questo punto di vista le proposte che sono state avanzate, che sono terminate, vengono viste solo dalla giunta o in questo mese in cui discuterete di quello che ci avete egregiamente descritto stasera succede qualche cosa per cui si interferisce, perché sennò altrimenti maturano proposte per cui in questa zona l'Humanitas a San Donato, il Policlinico di San Donato assorbiranno anche la cosiddetta medicina territoriale e anche i comuni che non sono tutti saggi non vengono controllati sul fatto di rilanciare il riempimento delle strutture pubbliche, dei vecchi poliambulatori con gli specialisti vanno verso avventure immobiliari facendo sedi che non si faranno mai col progetto di finanza. E l'appendice della domanda, vi risulta anche una discussione sul nuovo confine geografico delle ASST, nel senso che siamo a confine, c'è il sud milanese, c'è il lodigiano, questa discussione tende a confondere anche una situazione in cui le vertenze aperte, che per fortuna ci sono, non hanno esito, no? Sapete che qualche settimana fa sì. Senti, sì. Ma io faccio la parte un po' più, diciamo, colorata, dai.
quando prima il ragazzo ha parlato di fronte comune, non esiste, non è possibile farlo, sono i più falsi, schifosi traditori, in questi 3 anni e mezzo hanno tradito decine di volte la loro parola, il Partito Democratico è il cancro di questo paese e ha delle decine di esempi. Io ho mandato una pecca al Ministero della Salute, al Primo Ministro, quando c'era Conte, di commissariare la sanità. Ho presentato una mozione di 10 pagine per chiedere di commissariare la sanità Lombardia. Quando l'ho chiesto a Pizzu, il capogruppo del PD, sai cosa mi ha risposto? È un po' troppo aggressiva. Quando gli ho chiesto anche di Durigon, poi anche lì, in regione, di chiedere di impegnarsi al governo, quindi una mozione che proprio è solo politica, che non conta niente. Comunque, a meno che mando il messaggio dopo, soprattutto la battuta su Falcone, il parco Falcone Borsellino, anche quella mozione più democristiana, nell'ottica di fargliela firmare per poter avere i numeri in aula di farla votare, troppo aggressiva. Su Durigon, che cosa c'è da dire su Durigon di positivo? Pizzul, troppo aggressiva. Cioè, a parte, ripeto, domani ci sarà questa conferenza con le opposizioni, tutte parole vuote, vuote, tutte stronzate di questo. Io capisco che poi veramente, sai perché mi arrabbio? Perché io davvero vivo sulla pelle come loro, mica solo io, no? Però io non è che lo vivo e dico spallucce, a me proprio, cioè, l'ingiustizia, la falsità, proprio mi urta talmente i nervi, soprattutto quando parli di esigenze importanti, no? Quindi capisco che è una bella speranza idilliaca abbattere il centrodestra, questi nazifascisti, che io ho scoperto che c'è anche Drangheta. Io ho scoperto che c'è con loro direttamente, hanno fatto eventi anche in regione Lombardia, hanno fatto 2 eventi con rappresentanti della 'Ndrangheta. L'ho denunciato, l'ho fatto in aula, l'ho scritto, niente. Sempre appunto con il consociato di vitalismo di PD, guarda, è inutile che ne parliamo, quindi voglio dire in poche parole che, per quanto mi riguarda, l'esperienza e fatti, nulla di ricostruzione, che io vado solo per fatti che posso documentare, non mi permetto mai di interpretare quando mi fanno questi discorsi, perché poi le querelle temerarie partono che la meraviglia e si divertono loro. Io ce l'ho a perdere, loro sicuramente no. Quindi dico, oggi per me cambia solo la bocca che mangia. Per quanto mi riguarda, e ripeto, ne ho decine di esempi, cambia solo la bocca che mangia, quindi chi vince o vince, come dicevi, e la risposta l'hai detto prima nell'intervento, alla fine è importante singolarmente ogni persona che entrerà col voto davvero cosa vuole fare. Ma fino a prima la narrazione del politichese, facciamo la coalizione, battiamo il centrodestra e viceversa anche loro, tutte cazzate, purtroppo. L'unico che fa poco qualcosa e ha fatto è la magistratura. Ah, vabbè, Bergamo, lascia perdere, vediamo come va a finire. Non è così, no. Ma volevo rispondere a Massimo Gatti, no, non c'è in realtà, chiamiamola così, sulla geografia c'è una grossa contrapposizione all'interno della maggioranza, quindi non si sa nulla. Per quanto riguarda le case della comunità, per esempio, non veniamo coinvolti né noi come opposizione, ma hanno anche difficoltà all'interno della maggioranza, perché ovviamente si vogliono vendere la casa comunità per un motivo di tipo elettorale. Però a detta dello stesso Gallera, che adesso è presidente della Commissione Bilancio, dice: come fa la Moratti a fare 200 case della comunità in Regione Lombardia che non ci sono soldi a sufficienza per il PNRR? Perché è detta da Gallera, un conto è fare quello che chiede il PNRR in Toscana, in Emilia Romagna, dove hai già la casa della salute e la devi trasformare in casa della comunità, perché la casa della comunità è un qualche cosa di diverso dal poliambulatorio, è proprio una filosofia diversa che si basa sulla prevenzione e, come diceva Vittorio, che è ben diversa dalla cura ospedaliera. Con quei soldi che ti dà il PNRR non riesci a fare la casa della comunità. In Regione Lombardia, che i soldi ce li abbiamo, potresti non fare pedemontana e allora fai sì la casa della comunità. Ma queste sono scelte politiche che nessuno vuole fare. Quindi noi aspetteremo al varco, ma basta aspettare qualche mese. Loro sì faranno le case della comunità per prendere i soldi, ma dove le fanno nella mia zona?
in un ospedale pubblico ad Esio, ci mettono fuori case della comunità, ci mettono 3 specialisti, 4 infermieri, 2 assistenti sociali, abbiamo fatto la casa della comunità, pigliano i soldi del PNRR che poi vanno, come diceva lui, magari addirittura buttano giù i muri dell'ospedale vecchio, fanno la speculazione immobiliare e magari ci mettono pure la casa della comunità fatta dai privati col project financing. Allora noi a tutto questo ovviamente diciamo no, non siamo nemmeno interpellati per quello che noi, non voglio usare la parola ostruzionismo perché io non farò ostruzionismo, io utilizzerò le ore che mi vengono date in consiglio regionale per spiegare qual è la nostra filosofia, andremo avanti di notte per spiegarlo perché quella che loro stanno perpetrando in questo momento è veramente una truffa ai danni dei Lombardi, ma forse solo ai danni dei Lombardi e a danni di tutti i cittadini italiani, perché se passa quella filosofia qui veramente a mio avviso c'è a rischio la democrazia. Loro con questo piano non faranno assolutamente nulla, che per noi tra virgolette potrebbe anche essere un vantaggio, perché fra 6 mesi magari ci incontreremo ancora qui e voglio vedere quante case della comunità hanno fatto, ma le case della comunità le voglio vedere con dentro il pediatra di libera scelta, con dentro l'MMG, con dentro l'ADI, continuità assistenziale, quello che è veramente la casa della comunità. Io ho presentato un progetto di legge che si chiama Casa della Comunità e che dice esattamente quello che ci vuole dentro. Ma perché non l'approvano loro? È lo stesso del PNR, copia e incolla è stato fatto. Ma perché non se lo possono permettere? Non hanno i soldi e non hanno la volontà politica, perché loro vogliono truffare i Lombardi. È quello che stanno facendo. Non c'è nessuna condivisione, non c'è nemmeno consociativismo su questo. C'è soltanto delle beghe interne all'interno della maggioranza per anche capire chi sarà il prossimo loro presidente, perché è quello che si giocherà nei prossimi mesi. E loro sono altrettanto divisi in maggioranza su queste scelte. Io ringrazio tutti, faccio fare l'ultima, due risposte e finisco. Allora, il meccanismo dei LEA, non è che la Lombardia ha fatto una cosa diversa, la Lombardia, i LEA li gestisce sempre in rapporto col privato. Dopodiché alcune funzioni previste dai LEA non ci sono, cioè provate a dover fare una fisioterapia, fate alcuni cicli e poi dovete aspettare un anno, ma i LEA non dicono questo. Quindi da una parte i LEA sono attribuiti al privato e dall'altra parte su alcuni aspetti non sono assolutamente rispettati. Tu hai sollevato un problema enorme che data l'ora non possiamo andare, ma è un disastro la questione della psichiatria. CPS e UOMPA, la UOMPIA sono i servizi per i bambini, sono totalmente abbandonati a se stessi e questa cosa porta una catena di problemi uno dopo l'altro, perché per esempio quando vengono a fare le visite per invalidità civile dovrebbero portare una relazione, siccome non portano la relazione la commissione dice in assenza di relazione noi non possiamo confermare e quindi abbassa la percentuale, quindi c'è il rischio che perda l'assegno di validità e via dicendo. Ma i CPS e le UOMPIA non sono in grado di fare tutte le relazioni perché non c'è assolutamente il personale. E da questo punto di vista il PNR, quindi cioè il governo, non aiuta perché non finanzia l'assunzione di personale. E sono usciti proprio dei lavori settimana scorsa dove ti dicono anche se vengano assunti e stabilizzati 50.000 che hanno lavorato precariamente, siccome ne vanno via 90.000 ne mancano 40.000 e il disagio psichico è evidente che è in aumento perché il lockdown e tutto quello che ci sta intorno facilita una situazione di disagio individuale della microcomunità, cioè della famiglia. Quindi su quello veramente, ma non investo, perché poi anche su questo settore ci sono le case di cura private, che chi se le può permettere paga tantissimo. E a fianco a questo, non abbiamo toccato stasera, c'è il problema della RSA, dove anche lì in Lombardia molte volte la quota che dovrebbe essere data dall'ente locale non viene data ed è sulle spalle del singolo cittadino. Dopodiché, siccome evitiamo di avere solo depressione, cerchiamo anche di avere speranza. Io vi leggo 4 righe che ha scritto qualcuno che in questo momento è messo in una situazione peggiore di noi, però non è che si ferma, va avanti a battersi. Cioè parlo di Lula, che voglio dire, si è fatta la galera, c'ha Bolsonaro, ha fatto l'introduzione al libro, io vi leggo un pezzetto che secondo me parla di tutti noi. E perché Lula ha scritto questa cosa, ha fatto l'introduzione? Lui com'è stato chiarissimo?
il suo rientro in politica, che sia in Brasile o che sia che l'altra ipotesi con un incarico importante delle Nazioni Unite, lo giocherà in gran parte sulla questione della pandemia, perché ha colto che la pandemia mette in discussione tutto il modello di sviluppo, il nostro modo di vivere. E lui dice, sono poche righe, il futuro post pandemia non è garantito per nessuno, è oggetto di conflitto, non mettersi d'accordo, no, è oggetto di conflitto il futuro post pandemia. Coloro che si affrettano ad annunciare il ritorno alla vecchia normalità si riferiscono con tale espressione alla piena restaurazione dell'iniquità di un passato e di un presente caduco che la pandemia ha squadernato e ingigantito. Coloro che, come noi, cercano da tempo di costruire un mondo di opportunità uguali per tutti, in cui la vita, i diritti umani e l'ambiente siano valori irreali e impossibili da spezzare, hanno di fronte una grande missione. Ecco, cioè io penso che anche l'incontro che facciamo stasera, nel suo piccolo, si colloca all'interno di questa missione. Noi sappiamo che a livello globale, a livello nazionale, a livello lombardo, uscire dalla pandemia non può voler dire tornare a come eravamo prima, perché la situazione di prima che ha contribuito a creare la pandemia, e per noi lombardi la situazione di prima del servizio sanitario che ha contribuito a portare il disastro con cui non sono stati capaci di affrontare la pandemia. E da questa situazione dobbiamo cercare di uscire in avanti verso però qualcosa di nuovo, che non può essere assolutamente il ritorno indietro. E questa è un po' la speranza che sta dietro iniziative di questo tipo, credo questo di poterlo dire assolutamente a nome di tutti. Grazie. Un'altra frase che si può dire è non essere contro i media o media, ma diventa un media. Se avete Facebook, social e vi è piaciuta questa serata, se avete fatto delle foto, se vedete un, diciamo, un qualche post che rievoca la serata, rinoltratelo, scrivetene dei vostri. Siamo stati un numero discreto, secondo me, sicuramente fatemelo dire, Fabio, il quale abbiamo parlato di questa cosa, è sempre ficcante. Io dico sempre che a volte chi manca è importante come quelli che ci sono, quindi facciamoci le nostre considerazioni. In una città importante, in diciamo, situazioni come questa, non c'è mai uno, dico uno, un consigliere comunale che viene a spendere il proprio tempo, questo lo dico io. Facciamo il riassunto, c'è una cassetta se vi è piaciuta e volete contribuire, ci sono i libri di Vittorio, c'è da firmare la petizione. Perché non siete consociativi? Ma guarda, io nel senso, no vabbè, allora se me lo tiri fuori te lo voglio dire, stamattina io ero qui in comune, mi è stato detto, mi raccomando, apriamo alle ore 20, cercate di esserci. Ho visto il signore fuori, alle 20:30 non è ancora arrivato nessuno. Hai ragione, sono piccole cose, per me sono grandi, e va bene, cioè sicuramente sì. Quindi faccio, se volete darci una mano, lì ci sono i libri di Vittorio, c'è la protezione fermata e ci sono i social e ci sono i nostri commenti. Sì, Marco, consigliere Fumagalli, ha fatto la diretta. Sulla mia pagina Facebook domani la trovate. Posso proporre un argomento per una prossima riunione? Come no? Sicurezza sul lavoro e medicina sul lavoro. Abbiamo 1200 morti ogni anno, 3 al giorno, 3-4 al giorno. È un tema... Però il premio è il ministro del lavoro. Grazie a tutti.